Buonasera, buonasera. È tutto più o meno pronto, è tutto pronto per una nuova puntata di Propaganda Live. Parleremo di quanto è accaduto questa settimana, lo faremo con tutti i nostri ospiti, lo faremo con Concita De Gregorio, la musica di Niccolò Fabi e tanti altri ospiti. Tra poco qui Propaganda Live, la 7. Cominciamo con gli applausi per la Propaganda Orchestra, a partire da Roberto Angelini alla chitarra, Daniele Coppirossi alle tastiere, Matteo Pezzoletta al basso, Puccio Panettiere alla batteria, Daniele Tintarelli al sax, Giovanni Di Cosimo alla tromba, Valentina Del Re al violino, Chiumi Lì al violoncello. E di qua in prima fila con noi un grande applauso a Memo Remigi. E a seguire dalla Germania, Constanze Reutscher. E a seguire da 2007, Paul Selei, Paolo Gelata. Al suo fianco, dalla stampa, Francesca Schianchi. E di qua, un applauso al direttore dell'Espresso, Marco da Milano. Marco buonasera. Buonasera. E di là la genialità, i colori, gli occhiali ricci di Marco D'Ambrosio. Marco. Niente, scusate, resta la cosa più divertente che così che niente, vabbè, comunque, allora, anche questa settimana non è successo niente, è successo un po' di cose, continuano ad accadere, ieri poi non ci si sta neanche tanto bene appresso, e si è anche votato ieri delle cose, si è votato per gli aventi diritto ovviamente, che non sono tantissimi, ma di tutto ciò ci parlerà il direttore dell'Espresso, Marco da Milano, please on stage. Grazie. Allora, la festa è finita. Comincia così il manifesto, così è stato chiamato, delle sardine, delle 6.000 sardine. Cari populisti, per voi la festa è finita. Per troppo tempo vi abbiamo lasciato fare, vi abbiamo lasciato campo libero perché eravamo stupiti, storditi, inorriditi. Adesso ci avete risvegliato. Poi va avanti, dice: siamo energia pura, crediamo ancora nella politica con la P maiuscola. Ci sono vari valori, tra cui uno completamente dimenticato, la non violenza. E poi si conclude con una citazione della canzone di Lucio Danda, Com'è profondo il mare, e d'altra parte è tutto partito da Bologna. Insomma, c'è questo ritorno alla politica che è anche un po' un rimpianto, una nostalgia di quando c'era la politica. La nostalgia, l'etimologia dice, la nostalgia è il dolore perché non ritorni a casa. E quindi tornare alla politica significa anche tornare a casa. I populisti sono diventati palazzo, sembrava quindi che la loro festa fosse molto lunga, e ora sono combattuti con gli stessi strumenti. Un linguaggio che non è immediatamente politico, le sardine, le piazze, la passione, l'intelligenza, l'allegria. E questo richiama alcuni movimenti del passato, anche se le sardine sono molto diverse. Uno, eravamo giovani, no? Ormai sono passati 30 anni, Diego. Te ricordi la Pantera? La Pantera era quel movimento all'università. Dopo tanti anni che non si occupava, dopo tanti anni che all'università non si faceva più politica, e prese il nome da questo animale perché in quei giorni, era tra Natale e Capodanno, 1989-1990, era scappata una pantera che poi non fu mai ritrovata e nessuno sa veramente se sia mai esistita, però per tanti ragazzi, per tante ragazze,
la Pantera contò di più anche di una cosa importante come la svolta di Achille Occhetto, di cui lui ha parlato la settimana scorsa. Poi i Girotondi, 2002, Piazza Navona, l'urlo di Nanni Moretti, con questi dirigenti non vinceremo mai. C'ero io sotto quel palco, c'era Concita De Gregorio che lo raccontò su Repubblica. E poi la grande manifestazione di Piazza San Giovanni, anche lì il ritorno alla politica. E quella frase finale del comizio, perché questo era, di Nanni Moretti, non perdiamoci di vista. E poi il popolo delle bandiere arcobaleno, 2003, il popolo della pace, anche quello aveva un simbolo non immediatamente politico, la non violenza, le bandiere arcobaleno. Insomma, erano stagioni però molto diverse da questa, perché politici e movimenti avevano rapporti, vogliamo dire, ruvidi, molto conflittuali. Però poi alla fine cercavano di stare insieme, si tenevano per mano. Invece la catena si è spezzata. I partiti sono diventati sempre più chiusi, sempre più oligarchici, ma anche i movimenti sono diventati sempre più autoreferenziali, sempre più rabbiosi. Insomma, si sono persi di vista finché a un certo punto è arrivato il Vaffa Day e quelli che hanno rotto quella catena hanno detto: adesso la facciamo noi. Quella piazza maggiore del Vaffa Day, quella del 2007, oggi è vuota e in quel vuoto si è inserito il popolo delle sardine. Perché per tornare alla politica non ci pensano a farlo i partiti, i leader, gli iscritti? Perché per tornare alla politica serve sempre qualche movimento? Credo perché la politica ha perso le sue due funzioni più importanti. Una è la rappresentanza. Io ti rappresento, ieri, lo dicevi tu Diego, la piattaforma Rousseau è stato un classico esempio, doveva essere la democrazia diretta, più veloce, più democratica, scusate il bisticcio, della democrazia rappresentativa, e invece è finito che hanno votato in pochi e quei pochi hanno dato torto al loro capo politico Luigi Di Maio. Poi la decisione, perché la politica è molto presente laddove non ci dovrebbe essere, per decidere cose su cui dovrebbe decidere la società, oppure per fare le nomine. E poi è assente laddove dovrebbe esserci, per esempio nel confronto con i poteri. E questo, di questo ci parla il caso Ilva, con quello che sta trapelando, i Mittal che già avevano deciso prima di ridurre la produzione, di andare via, insomma di non fare il loro lavoro a Taranto. Ecco, la politica è presente dove non dovrebbe esserci e assente laddove si fanno gli interessi di tutti. E potrei dire il Mose in Venezia, potremmo dire l'Alitalia. E insomma, tutti i dossier su cui anche questo governo non decide. E infatti in questi giorni si parla tantissimo di elezioni anticipate all'inizio dell'anno. E c'è questo acquario che prima era pieno, l'acquario della politica prima era pieno. Insomma c'era la Balena Bianca, la Democrazia Cristiana, lo Squalo, erano capi della Democrazia Cristiana. Poi i Delfini, Gianfranco Fini, Angelino Alfano. A un certo punto sono arrivati perfino i Salmoni, adesso non sto qui a dire chi erano due radicali che erano andati con Berlusconi, della vedova a Taradas. Oggi l'acquario è vuoto, di questo ci parlano le sardine. Come è vuoto il mare, come è profondo il vuoto del mare. Per questo ci occupiamo di loro, perché sembrano riempire quel vuoto. E questo vuoto italiano, in questo racconto italiano, non posso dimenticare oggi che il 25 novembre sarà la giornata contro la violenza sulle donne. E oggi un rapporto della polizia ci ha detto che ogni 15 minuti c'è un reato contro le donne e soprattutto non posso dimenticare tre donne italiane. Liliana Segre oggi ha detto: sono una marziana arrivata sulla scena politica. Ilaria Cucchi e Silvia Romano, che dal 20 novembre dell'anno scorso non torna a casa. La nostalgia e il dolore perché non puoi tornare a casa. Silvia, torna presto. Grazie Marco. E adesso 60 secondi di pubblicità e poi torniamo qui. Super spot, a tra poco. Propaganda Live.
Eccoci tornati, allora, Propaganda Live, abbiamo appena iniziato, abbiamo sentito lo spiegone di Marco da Milano, invece Marco D'Ambrosio Maccox, questa settimana che cosa ha colpito la tua fantasia sempre accesa e attenta alle dinamiche? Una volta ho usato. Che hai usato? Ho usato nel senso che mi sono costruito in mente tutto quanto un ragionamento che ora vado ad esporre. Cosa mi ha colpito questa settimana? Un Prego. Ricordo. Un ricordo, Diego. Un ricordo che vorrei condividere con voi. E questo ricordo? Te lo ricordo. Ma lo ricordi? Quando c'era Di Maio. Come dici, Marco? Quando c'era Di Maio, ti dico. Quando c'era Di Maio, te lo ricordi Di Maio? Ah, ma mi hanno detto di far così. Allora, dai, dai. Per me è come ricordare il figlio la prima volta che fa qualcosa. Lui, questa era la prima volta l'anno scorso che vedeva la neve, credo, no? Che comunque andava sulla neve e provava l'ebbrezza di guidare la motoslitta. La neve, la velocità, tutta una serie di cose, tutte insieme, provate. Il casco la prima volta. Perché sì, sì, no, sì. Scherzo. No, vabbè. Era fatta la battuta. Vabbè, comunque... Per infrascare pure la memoria a voi, c'è sto filmatino così, un attimo veloce. Rapido, rapido. Intramuscolo di... Prego. Vado io? Ok. Madonna di Campiglio, credo. Vai, vita mia. Ciao a tutti. Non so se avete mai guidato una motoslitta, non lo so, ma se potete fatelo, è una bella esperienza. Se potete fatelo. E io ho immaginato lui quanto ha aspettato per un anno che nevicasse di nuovo, che arrivasse sto periodo che dice, l'anno scorso ho imparato, ci stavano quelli, mi mandavano col limitatore, ma stavolta io passo tutte le vacanze lì, se non fosse che ci stanno le elezioni regionali. Sì, se sta cosa che lui fa il capo politico, che oggettivamente è un po' stride. Che un pochettino con le vacanze sulla neve cozzava, dice io mi devo inventare qualcosa per... La sciolina, cioè cercava una sciolina. Per evitare stinghippo di dover fare la campagna elettorale in Emilia Romagna e in Calabria. E ecco qua l'idea. Questa è veramente una delle più grandi idee partorite da un movimento che oggettivamente ne ha generate tante. Allora, oggi si vota sulla pausa elettorale. Per la preparazione degli stati generali. Che non significa anche... Questo è un numero veramente da circo. Sì. Mai provato prima. E poi, votare sul non votare è una roba... La pausa, prego. Quanto dura sta pausa? E lui ce lo dice quanto dura la pausa. Ce lo dice proprio qui su questa rete. Ecco qua. Da Mirta Merlino. Luigi Di Maio, intervistato da Mirta Merlino. Attenzione perché le parole sono importanti, come diceva il leader del Girotondi. Esatto. Si vota sul fatto che se il movimento deve pigliarsi una pausa elettorale fino a marzo, evitando quindi di partecipare alle elezioni in Emilia Romagna e in Calabria. Lei ha già votato? No, e come capo politico cerco sempre di votare il meno possibile. Come capo politico io... È come dire, io come centravanti cerco di giocare a calcio il meno possibile, io come cantante cerco di non ascoltare la musica, io come posso andare avanti, cioè è proprio una roba che dici... Ma chi ti ha fatto fa? Cioè, vorrei influenzare. Comunque. Non vota, quindi. Io i più grandi errori li ho fatti sempre quando decidevo da su. E lo dice pure. Che pare accada di frequente ultimamente. Però, prego, Marco. Mi sa che c'è ancora un pezzetto. Oppure finisce qua? Finisce qua. Io, sì, no, scusa. No, fermato io. Io ho notato che sta pausa comunque deve arrivare fino a marzo, quando si scioglie la neve. Poi da là ricomincia. E anche le camere, forse. Vabbè, comunque sia. Allora. Quesito. Questo parte... è il quesito, vero? Esatto, vero. Stava sullo... Originale. Pausa elettorale per la preparazione degli stati generali. Ciao. Ciao. E qua già c'è questo rapporto confidenziale. Ciao. Vuoi che il Movimento 5 Stelle osservi un time out elettorale fino a marzo per preparare gli stati generali ed evitando di partecipare, non so chi ha scritto sta cosa. Ed evitando di partecipare alle elezioni di gennaio in Emilia Romagna e Calabria. Sei sicuro che questo è quello originale? Sì, sì, sì. Ed evitando di partecipare alle elezioni di gennaio in Emilia Romagna e Calabria. Sì. Non lo so, non lo so. Sì, no. Sì, quindi partecipiamo. No, non si capisce anche. No, Marco, sei tu che la staffa sporca. Né. Allora, qui lui lo spiega. Lo stesso Di Maio qua, chiamato a spiegare una decisione che probabilmente ha preso da solo. No, che anche questo va. Non lo sapremo. Non lo sapremo mai, però, dato l'esito, forse. Allora, comunque. Non fa spoiler. Risponde così:
Se ci sono persone che dal territorio hanno detto presentiamoci, voteranno sì oggi. Chi voteranno no. Chi invece vuole votare per bloccare il processo. Guardate lo sguardo, oddio qua come, perché lui, che dovevo dire? Come gliel'avevo scritta sta cosa, quella con il gerundio, quando ho messo ed evitando, che cosa era evitando? Evitando che io debba restituire lo ski pass. Cosa c'era da evitando qua? Il processo. Il processo legato agli stati, dice che gli stati generali si possono fare anche con le elezioni, voterà l'altra cosa. L'altra cosa! Si ricorda manco più. Non era più sicuro. Voterà l'altra cosa. Allora, chiaramente, noi tutti, io pure ho detto, vabbè, è in pro forma. Si sa che quando il capo politico dice adesso consultiamo Rousseau a ratifica di quello che lui ha già deciso, penso che anche lui si aspettasse questo perché già stava con i mumbot. Sì, sì. Così che aspettava il risultato. Sì, sì, con la crema abbronzata. E arriva il risultato. Il Movimento 5 Stelle si presenterà alle elezioni in Emilia Romagna e Calabria. Questo è l'esito del voto sulla piattaforma Rousseau, 29,4 sì, 76 no. Praticamente 29,4 sì, con Di Maio se fermiamo, gli altri... Time out! Io 76 no. La mia risposta, Di Maio ce l'ha fatta a tornare al 30%. Sarà fulminante. Allora, adesso qua succede qualcosa che io non mi aspettavo, perché Di Maio è uno abbastanza controllato. Io dico sempre, non scrivere mai quando sei arrabbiato sui social. Perché lui fa questo suo primo messaggio su Facebook, subito dopo i risultati, che io un po' depurato delle parti ornamentali, ho lasciato il succo, quello vero, quello dove io riconosco la sua natura del sud come la mia, in cui lui esplode il significato di cazzimma. Ah, cazzimma, ora vi spiego che cos'è. Dobbiamo essere tutti felici del risultato della votazione di oggi. Adesso, con questo segnale forte da parte dei nostri iscritti, c'è solo una cosa da fare. Mettersi pancia a terra e dare il massimo per queste due regioni del cazzo che non tanto pari siano da salire. Ma mica solo io. Tutti i nostri parlamentari nazionali, europei, tutti i nostri consiglieri regionali, comunali, hanno il dovere di dedicare ogni singolo minuto libero della settimana e del weekend alla Calabria e all'Emilia Romagna, possibilmente anche le regioni comprese tra la Calabria e l'Emilia Romagna. Io me la sono immaginata. Ogni singolo portavoce, ogni singolo attivista, ogni figlio di attivista per sette generazioni, ogni singola persona, conoscente, amico, ex, che crede nei nostri valori è chiamato a mettersi in gioco. Diego, a me mi è partita tipo che gli manda i navigator. Sì, sì. Cioè, che proprio se ti vede sul divano, vi vuole vedere fa la schiuma. Capito? Abbiamo perché bisogno di tutti. Annullate pure voi le vacanze, non, niente, non voglio sapere dei cenoni. Tutti quanti adesso ci andiamo, tutti insieme. Poi alla fine chiude un po' alla maniera Conte, no? Abbiamo bisogno di tutte le vostre idee. Se avete idee, portate. Della vostra partecipazione, qualsiasi contributo per le elezioni del 26 gennaio. Comunque annullate il cenone, perché amo faticare. Ora io consiglio a tutti coloro che sono stati chiamati a questa azione, diciamo, corale sul territorio, disegnarsi tutto quello che vanno a fare, perché poi Di Maio interroga, dice dove sei stato tu? No, io sono stato qua, ho fatto questo. Segnarsi tutto, perché segnarsi tutto serve, come insegna questo tweet. Beppe Grillo ci segnala questo sito. Cosa ha fatto la Raggi a Roma? La domanda più ricorrente nei circoli dei detrattori romani, detto fatto. Ecco un sito in cui sono presenti gli obiettivi raggiunti nel triennio 2016-2019. E il sito esiste. E c'è questo sito, che non è un sito di occhiali da sole, ma è un sito dedicato alla sindaca di Roma, che è quello che nessuno ti ha detto. Allora, a me piace che partano quello che non ti vogliono far sapere, che ha fatto la Raggi, che la stampa non ne parla. Cose fatte 2016-2019, capito? C'è la Daroy. Ah, stiamo parlando di Roma. Roma, la vostra la metropoli, città. Capito? Quando tu dici Roma, New York, Tokyo, no? E quindi tutto un elenco di cose fatte, di grandi opere. Le cose, e ci sta tutto, 240 rotti, non lo so quanti. Queste sono tutte le cose interventi, fatte. Posso stare qua a scorrere per 20 minuti, ma ve lo risparmio. Faccio una selezione. Perché io ho fatto, ecco qua era una schermata appunto del sito, ho fatto una selezione ragionata.
c'è tutto, c'è, io lo so, questa da ridere perché mi piace che... No, no, è brutto. La domanda qui nei circoli dei detrattori, io lo so qual è, ma mica ci avrà messo pure qua la cosa, mica ci ha messo... Mica c'è, quella è la prima cosa, rimozione ceppi alberi. Rimozione ceppi alberi, c'è. È tradotto in 8 lingue. Vabbè, tipo. Adesso comunque l'ha fatta. Rimozione ceppi alberi. Vabbè, poi c'è quest'altra, Assunzione, nuovi giardinieri. Vabbè, però è una cosa... Dici Marco, perché l'hai selezionata? Perché io avevo visto una notizia in quel periodo, che è questa qui. Timbravano il cartellino invece di lavorare come giardinieri del Comune di Roma, arrotondavano lo stipendio curando il verde di giardini privati. Abbiamo licenziato queste mele marce. Allora uno dice, ma evito di mettere assunzioni di nuovi giardinieri quando poi c'ho sta questione dei furbetti del cartellino proprio tra i giardinieri. Invece là la raggi è lì la forza. Dice no, pure quella è una cosa fatta. Quindi mette assunzioni giardinieri, licenziamento giardinieri. Ah. Capito? Da una parte escono, dall'altra entrano. Okay. Una di dritto, una di rovescio, se contano tutte e due. Per me... C'è sta un turnover su tutti i giardinetti che è impressionante. Per me, così, in maniera oggettiva, secondo me si annullano. Cioè non vale uno più... Uno... Sì. Questo non li puoi contare, devi contare due di meno. Vabbè. Poi tra le cose fatte, io ho trovato il colpo di genio, tra le cose fatte c'è questa... Il no alle Olimpiadi. No alle Olimpiadi. È una cosa fatta. Dice che hai fatto? Ho detto hai fatto le Olimpiadi? No. Quindi non fatto. No, no, fatto. Fatto no. Fatto no. Ma io... Pensa Marco, scusa, qualora le avesse fatte. Appunto. Tra le cose fatte ci sarebbero stati 100 metri, 200 metri, 400 metri, 800 metri, staffetta, 100 metri. Bravo. Staffetta, e le Marcellini. Pensa che occasione persa! Quello che a me spiace è che tu il momento che ci hai avuto il colpo di genio non lo espano, lo prosegui, perché se è una cosa fatta per detto de no alle Olimpiadi, è perché ti sei fermata qua? Ci stava no al Festival de Cannes, no alla Maratona di New York, no all'Octoberfest. Effettivamente, una potenzialità notevole da questo. Recuperavi momento. Tutti i giardinieri. Si gioca. È uno scherzo. Quello che faccio vedere adesso non è uno scherzo, questa è vera. È nell'elenco. Tra le cose fatte c'è Municipio Sesto, elenco cose fatte. No, dai no. Cioè tra le cose fatte c'è un altro elenco delle cose fatte. Che hanno fatto l'elenco. Che per pigrizia non hai letto l'elenco delle cose fatte al Municipio Sesto. Non so che c'è strada dentro al Municipio Sesto. Non lo so. Comparire nell'elenco delle cose fatte. Matriosche di cose fatte. Vabbè. E poi per ultimo ho scelto questa. Sfratto per sede morosa di Fratelli d'Italia. Ha fatto anche cose buone, Araggi, diciamo. Ha fatto anche cose. Allora, noi la prendiamo sempre in giro, vediamo addosso, però effettivamente se pensi in senso buono, sta donnina, cioè esile, io la vedo come la disegno. Che sta contro sto continuo martellare da parte nostra satirico, ironico, altri più serio, un po' mi fa tenerezza. E noi abbiamo pensato, e l'ho messa su un ceppo in una buca, ma è una roba... È una roba... comunque davanti al Colosseo. Comunque davanti al Colosseo. Ultimamente Diego ci ha preso a dedicare le canzoni. Ti ha preso st'animo melodico. Ci piace, continuiamo. E continuerei. E quindi vi chiedo di fare un grande applauso a qualcuno che ha cantato Roma. Romano, un grande applauso a Niccolò Fabi, a Propaganda Live. Canzone per Virginia. Vai. Soccorso
pensare a te. Lasciarsi un giorno, lasciarsi un giorno a Roma, un giorno lasciarsi e poi dimenticarsi. Lasciarsi un giorno, lasciarsi un giorno a Roma, un giorno a Roma, lasciarsi e poi. Un testo scritto prima dell'amministrazione Raggi? Assolutamente sì, e avendo incontrato Memo Remigi questo pomeriggio, in sì, realtà, non so il nesso adesso, non so come fai a legare le due cose, ma ti prego, in realtà, vai avanti. Questa canzone nasceva quasi come se fosse un sequel del suo Innamorati a Milano. Non ci posso credere, questa cosa ma guarda questa, chi si innamora a Milano e ci si lascia a Roma. Niccolò, grazie. Ma siete veramente... Lo possiamo fare, è una cosa bellissima. Una roba... Io non voglio... È brutto! Memo, basta! È brutto che un programma come il nostro, che si vanta di avere la schiena dritta così, arrivi a dei livelli di corruzione francamente inimmaginabili. Questo non pensavo da parte tua, Memo, anche tu... Che è stata fa per campare? Sei un debole, però... Scusami? Che è stata fa per campare? Ma pure lui... ok, comunque, dicevo, questo è un testo a tutti gli effetti politico che può essere usato per le prossime elezioni e lasciarsi un giorno a Roma e poi dimenticarsi. Ognuno può dedicarlo al candidato che preferisce. Con Niccolò Fabio ci vedremo più tardi. Grazie, Niccolò. Grazie per Cortese. A dopo. Allora. Ma pensa tu, ma veramente, guarda, a sorpresa. Prego, Marco. Niccolò Fabio Memo, fatto. Niccolò Fabio Memo, fatto. Due cose fatte. Anche abbraccio Fabio Remigi, fatto. E si allunga la lista. Prego. È successo anche altro. È accaduto che Calenda, in questo momento in cui proprio è quello più opportuno, no? Che non sta succedendo niente, così esce fuori come notizia. Un po' lancia il suo partito, la passera. È il suo logo, infatti. Come dice Marco? Un po' la passera, ti ricordo. Alla passera. Sul tempismo. Sì, sì, no, spiega che stiamo parlando comunque. Che ne so, cioè, no, qua abbiamo per scontato Corrado un passera, sacco di Corrado cose. Passera. E Calenda alla passera, cioè sembra veramente... A metà fra una commedia degli anni 70 e non so, un piatto di gastronomia. Va bene così, è andata, vai. Ok. Vabbè, lui, Calenda, ha lanciato il suo logo, che io vi faccio vedere. È questo qua. Ecco qua. Ah no, aspetta. È questo qua. Metti quello più, ecco. Ma davvero, io quando ho visto il logo di Calenda ho detto me vado a fare un piano vita. Un'assicurazione a lungo termine, vabbè. Comunque, Calenda lancia il logo, lancia il suo manifesto e lo fa anche sul web come si fa oggi. Aspetta un attimo, questo è il sito. Entra in azione, cioè allora entra in azione vuol dire muoviti, cioè entra in azione. Cioè c'è una cosa che si chiama azione. Secondo me tu la leggi così, invece la leggo entra in azione. A fa una delle due cose scritte qua sotto. Il partito potrebbe anche essere sostieni, cioè uno di queste tre parole, ognuna vale l'altra. Grazie. Comunque sostieni era un bel nome per partito, sostieni. A me piace molto la semplicità della comunicazione qui, no? Entra in azione, poi due pulsantoni enormi senza troppi menu. Io sono andato, scriviti ora, le azioni da fare erano quattro: dati personali, importo, pagamento, grazie. Grazie. Vabbè. Probabilmente
come ti chiami, cacci sordi? Ma scusa, che differenza c'è se mettevo sostieni? Andavo su sostieni ed era importo dati personali, pagamento grazie. Grazie. La differenza era che importo viene prima dei dati personali, quindi... Questi sono più... Ti vuole risparmiare un po' di tempo, pagare dilazionato. Non ci importa subito sapere chi tu sia, diciamo. Cioè io devo prima di sapere i valori, poi scendi sotto, dopo che hai pagato, dice, mo ti spiego che famo. E c'è questa pagina qui. Igor, me la sostituisci con quel filmato? Perfetto. Ok. Con la sinistra sono elencati in forma di testo i valori. Prego, Diego, li leggeri. Ora basta! L'Italia è un grande paese, siamo l'ottava potenza mondiale, la seconda economia. Ma perché devo leggere se a destra c'è il video con Calenda che me la spiega la stessa cosa in viva voce? È vero. Prego, okay. Diego, ascoltiamola da lui. No? Ascoltiamola da lui. L'Italia è un grande paese, siamo la nona potenza mondiale, la seconda. È che non è che uno può essere aggiornato, no? Nel frattempo le cose cambiano. Cioè, dal momento in cui ha scritto il testo sul sito a quando ha registrato il video... Ci hanno superato! C'è uno che ci ha superato! Non so se sia colpa sua, ci ha fatto calare un posto. Io ho avuto paura a premere il video sotto, per... dico, qua, poi qua siamo decimi. Vabbè, si scherza, si scherza. Beh, si scherza, intanto se qualcuno trovasse chi è che ci ha superato nel frattempo... Comunque... Questo viene indicato da tutti, è il partito di Calenda, invece no, non è il partito di Calenda, è il partito di Calenda e di Richetti. Sì. Che alla presentazione alla stampa c'erano tutti e due, e tutti e due animati dallo stesso medesimo entusiasmo. Sì, sì. Forse più Richetti. Dalla stessa gioia di vivere, dalla stessa convinzione che si vede subito dalla postura, diciamo. E qua si sta andando alla stampa estera, Costanze? Sì. Perché ridi così di più del solito ancora? La stampa estera ti ricorda casa? No, perché ho visto loro arrivare, pensavo la stessa cosa. Già lì ti chiedevi. Erano molto motivati. Erano previsti comunque, diciamo. Ecco qua. Ma no, vedi, non dobbiamo andarci, gli dice Richetti. Ma no, lasciamo stare. Se si mette lei davanti al sito, cioè non si capisce. Così. Matteo, vieni pure te però. Matteo, dall'altro lato. Ci deve vedere, questo è l'investimento. Allora, magari dammi la mano. Mano. No, così. Richetti dice, piacere, proprio due allenatori che stanno per scontarsi. Non lo conosco, lo incontro ora. So chi tu sia. Più convinti. Ecco, fammi dire. Questa non è un'operazione personale, ma è una grande operazione di mobilitazione dell'Italia che studia, che lavora, che fatica, che non è forte di essere costretta a scegliere il male minore. Nessun grande paese europeo è nella condizione di dover scegliere... Non so se allora, sia per il male minore, per non so quale delle parole. Lui comunque ha questa espressione fissa. Allora, voi avete un'analisi più politica. A me ha ricordato Una notte da leoni. Quello che si sveglia e non sa come si è trovato il tatuaggio. Perché sto là? Com'è che c'ho sto piercing con Calenda io? Perché sto qua? Viene tra populisti o sovranisti. Azione nasce per questo. A tutti gli effetti, Azione avrà uno statuto che è uno statuto da partito. Quello che c'ha di movimento è lo scopo. In Italia non c'è bisogno di un nuovo partitino, e se questo sarà un partitino avrà fallito la sua missione e si scioglierà non partecipando alle elezioni. Perché vedete, se noi parliamo di buon governo invece che di riforme, allora forse ci verrebbe in mente che nessuno di noi affiderebbe a Salvini o Di Maio la gestione di un'attività personale, anche fosse un bar o un edificio. Però gli affidiamo lo Stato ritenendo che in fondo lo Stato non è fino in fondo una cosa nostra. Queste sono le cose. A voi. Vabbè, ciao. E se girano proprio, se danno le spalle, è una delle storie. Righetti, ancora non capisco. Di coppia. Va bene. Oggi mi sembra che Calenda, correggimi Marco, oppure aiuta, abbia dato il sostegno suo e del partito a Bonaccini, no? Giusto? Quindi. Calenda corre corre col centro-sinistra. Perché Bonaccini non si allei con i 5 Stelle? Ah, c'è una condizione. Voglio vedere che entriamo così io, i Righetti. Però era molto bello ieri nella conferenza, perché non c'era, questa era la faccia di Righetti secondo me, perché non c'era chiarezza se era un partito e è un partito. Ma non l'hanno meno. Capito neanche loro questo. No, perché Calenda diceva sempre non è un partito, è un insieme di persone. Noi sosteniamo gli uni e gli altri e siamo per il buon governo, eccetera, eccetera. Dopo Righetti mi diceva, io non, come tanti colleghi, non avevamo capito, è un partito, un movimento, che cos'è?
E lui dice: no, certo che è un partito, che altro deve essere? Righetti, finita la conferenza stampa, ha detto tutto il contrario di quello che ha detto Calenda? Più o meno. Bello, cioè, giallo è bello, opposizione interna, un vero partito che ha la sua minoranza, in questo caso uno contro uno. Vabbè, va bene. Prego. Comunque, si sono buttati pure loro nella lotta, diciamo, con i regionali. E noi, questo è il punto in cui di solito ospitiamo la voce del Nord, un attore che voi tutti conoscete. Sì, un bellissimo momento questo di solito. Il fatto è che abbiamo ricevuto una lamentela da un grosso attore del Sud che dice: ma com'è che chiamate sempre a questo, che non si capisce come parla, invece come parli si capisce buona. E quindi? Perché non mi chiamate a me? E quindi vi chiedo di fare un grande applauso a Lello Arena! Lello Arena vorrebbe tanto iniziare il suo monologo, ma prima c'è la pubblicità. Tra poco qui torniamo con Lello Arena. Eccoci qua, di ritorno Propaganda Live. Allora, la presentazione l'abbiamo già fatta prima della pubblicità. Abbiamo chiamato un grande attore del Sud che voleva il suo spazio, perché eccetera. Vabbè, mi sono già stufato, vai. Sì, non ce l'ho il monologo, non c'ho nessuno. No, veramente, lo dico per tutti, non c'ho monologo. Un grandissimo monologo, all'altezza del migliore teatro del Nord-Est. Non c'ho il monologo, faccio il monologo in lingua napoletana, non capisce niente nessuno. A cuoppo cubo poco per capire, niente, si capisce niente. Ah, in danno palazzo stanno tre capi cane pazze, una capi cane pazza a cane, una capi cane pazza là e una capi cane pazza in mezzo. Si capisce qualcosa? Fino no. In Veneto l'hanno... Quando andava avanti così per un'oretta e mezza. No, hai ragione, no. Invece io, ho fatto per voi una cosa invece molto... L'ha fatto per noi, capi? L'ho fatto per voi in questo periodo che non stavo qua. Uh-huh. Abbiamo hackerato la bestia. Avete hackerato la bestia? Sì, Tonino Terabyte, che è un hacker. Si chiama Tonino Terabyte. Tonino, salutiamo Tonino. Terabyte è il nome, Tonino è il nome. Terabyte. Tonino Terabyte. No, perché quello... Salvini già sta un po' così, lo sapete, no? Cioè, quello... Mo, già, povero uomo, dove va là, c'è sta sempre puzzo di pesce. Dappertutto, dove gira, mo' così, sardine, così... Cioè, volevo dire, come sardina non mi vedo tanto all'altezza, diciamo, come... Vabbè, non ti... Però se vi serve uno scorfono in mezzo al branco che non mi dà fastidio, io sono pronto, ci sto, insomma. No, perché ci sono le elezioni in Emilia-Romagna, ma ci sono pure in Calabria. E Salvini, come dire, ha fatto delle grandi promesse, ha detto che può aprire gli ospedali, che se lo votano. Apre negli ospedali tutti i giorni, anche di notte, pure nel fine settimana, e non sono promesse da poco. Lui in Emilia Romagna, come avete visto, frequenta moltissimo. In Calabria un po' meno, ci va poco non è che ci va poco volentieri, ma è un problema di latitudine, un problema, cioè lui appena scende giù dopo la Mezzia Terme gli esce il sangue dal naso, cioè è un fatto di capillari nasali, per cui non scende tanto volentieri. Però noi con Tonino Terabyte siamo riusciti a scoprire... che si chiama Terabyte, che colpa mia. Sto pensando ai social di Tonino Terabyte. Cioè, dunque, siamo riusciti a scoprire in anteprima le promesse che Salvini ha intenzione di fare ai calabresi adesso che se lo voteranno. Allora, Salvini sostiene che se i calabresi voteranno Lega, basterà aprire in tutte le case della Calabria il rubinetto per avere acqua corrente direttamente dall'acquedotto. Cioè, una promessa... come in Veneto praticamente, cioè succederà la stessa cosa. Se si voterà Lega, finalmente porteranno, dopo tanti anni, a termine la Salerno-Reggio Calabria. Questa è una cosa importante, come in Veneto praticamente, cioè fanno le stesse cose. Se il voto andrà alla Lega, finalmente l'Anduja e la Sardella, che non so... saranno finalmente piccanti al limite della possibilità alimentare. Come in Veneto praticamente, dove c'è un uso molto
Salvini fanno no, l'ultima notizia è che Salvini ha detto che vuole mettere un sindaco leghista a Napoli. Sì, è come pigliare un alchimista, cioè un alcolista anonimo appena uscito e metterlo a fare i commessi in un negozio di vini e liquori, insomma, una cosa più o meno. Comunque, se voteranno Lega i calabresi, in Calabria verranno aperti addirittura 3 parchi nazionali naturali. Uno in Sila, uno nel Pollino e in Aspromonte, come in Veneto, praticamente. Come in Veneto, praticamente. Aspromonte Veneto. Scusa, fa promesse che è sicuro di poter mantenere, no? Cioè, quella è la Aspromonte Veneto. Va là e ci sta, come in Veneto, cioè... con un sistema tipo quello del Mose a Venezia, la Lega farà in modo che finalmente anche in Calabria ci possa essere il mare, con tanto mare, norma coste, con tanto di acqua alta, anche più di un 160 centimetri, così almeno si riesce pure a rimediare qualche euro, così qualche raccolta pure dai russi, arrivano i soldi a non finire, basta che ho allagato pure i bagni di casa mia, ho detto vedi che arriva qualcosa, non si può mai sapere, come in Veneto, esatto. Dunque, se eleggeranno i calabresi, si darà il via alla coltivazione intensiva di un tipo particolare e pregiato di cipolla rossa in una località chiamata, scelta per l'occasione, si chiama Tropea, come nel Veneto, dove è una coltivazione... E per incrementare la produzione locale si brevetterà e si lancerà una bibita speciale che si potrà bere solo in Calabria, ma che poi verrà esportata in tutto il mondo, che è una specie di gassosa a base di caffè. La volevano chiamare i leghisti papete, ma hanno invece deciso di chiamarla la brasilena. È una cosa proprio come in Veneto. Dunque, se i calabresi voteranno Lega, si darà rapidamente costruzione a un ponte monumentale progettato dal famoso architetto Calatrava, come in Veneto, uguale. Il ponte sarà il ponte più alto di Europa e sorgerà in quel di Cosenza, come in Veneto. Inoltre, la Lega si impegna a mantenere una promessa definitiva che non ci sarà mai un ponte fra la Calabria e la Sicilia. Questo per consentire alla Calabria di mantenere la sua autonomia, la sua dignità e il suo poter essere rimanere per sempre continente, come il Veneto, diciamo. Grazie. Queste erano le promesse di Salvini. Poi qua ha chiamato la moglie di Tonino Terabyte e è finito tutto, perché è dovuto andare, ha 5 figli Tonino Terabyte. Sì. Non posso darvi altre anticipazioni, ma questo non era manco un monologo, erano le informazioni che vi ho dato. Chiamate il Veneto, là che è meglio. Insomma, prossimo. Un grande applauso Lello Arena! A Propaganda Live, un applauso. Grazie. Anche a Tonino Terabyte. Terabyte. O Terabyte. Ciao Tonino. Ciao Tonino. Me ne vado. Lello. Mi porto anche il leggio. Come vuoi, potrebbe essere un... Non si può mai sapere, capire. Un supporto. Tutto un applauso. Lello Arena. Non andare troppo via. Ok. Diego. Sì. Costanze voleva sapere che cos'è il minollo. Costanze. Lello, spiega a Costanze cos'è il minollo. Una settimana. O minollo. Cioè, potrei avere un altro posto, per favore. Lo so. Vai, rapidamente. Allora, ci sono due tipi di animali che dovevano salire sull'arca e non sono mai riusciti a salire. Alcuni erano i minolli e gli altri erano i rostocchi. Non si sono mai saputi che animali sono, ma sull'arca di Noè c'erano. C'erano o non c'erano? C'erano. Hai detto che non sono riusciti a salire. No, dovevano salire. Poi c'è qualcuno che si è finto minollo e rostocco nel tentativo di salire. Ma i minolli e i rostocchi... Ma perché mi fate parlare? Non lo so, non lo so, Lello. Non lo so. Legittima curiosità. Vi chiedo di prolungare l'applauso per Concita De Gregorio qui a Propaganda Live. Bravissimo ritorno. Non parla neanche.
scrivendo. Marco, Concita, Concita, Marco. Ok, come va? E tu? E tu? No, rispondi tu. Come va? E tu? Bella, abbastanza, dai, quando sto qui meglio. Me la ridbo, bellissima, applausissimo questo. Allora... Mi piacciono le legittime curiosità di Costanza verso il Minollo, scusa perché ho preso da questa cosa, qua fra Memory Migi e Niccolò Fabbi, Costanza che vuole sapere che è il Minollo. E... Vabbè, ma io non ho colpa però in sì, tutto basta, questo. Sì, basta, no, non è colpa tua, infatti in questo caso è così, è la cultura che si disperde. Io non parlo neanche le lingue, capito? Infatti. Ho delle difficoltà. Abbiamo fatto cenno a... Marco, al fenomeno, non so neanche se chiamarlo fenomeno, comunque al movimento, alla notizia politica di questi 10 giorni, un paio di settimane che si parla di sardine, quant'è? Più o meno. Prima hai ricordato un sacco di pesci nella vasca, te ne sei dimenticato uno? Il trota. No, scusa, hai nominato addirittura gli squali, che erano quasi più di nicchia, una roba più romana forse. Perché non è di mare. Come? Perché non è di mare. Perché non è di mare, è un trota d'acqua dolce. Vabbè, comunque, in questo parlare, questo momento ittico, volevo chiederti, ora mi è detta così, sembra che appunto non si parla tanto si parla di movimenti politici, di generazioni, tu... ne parli spesso, diciamo, di giovani e di quella che tu stesso hai definito su Twitter, leggendo sui social, la generazione invisibile di cui improvvisamente si parla molto da 2 settimane. E tu hai scritto, io ci parlo da un paio d'anni e diciamo anche il frutto in parte di quello... Anche un po' di più. Sì, di un paio di più, diciamo... No, in particolare mi riferivo a questi due ragazzi con cui per un paio d'anni abbiamo parlato proprio molto approfonditamente di quello che poi sarebbe diventato questo fenomeno di piazza. Io non lo potevo immaginare perché noi ci siamo congedati con Marco e Anna, che sono i ragazzi insieme ai quali ho scritto questa storia, ci siamo congedati a settembre e loro dicevano dai su, bisogna fare, basta, sì la Siria del Nord, vabbè però si può anche combattere qua. Il nonno in particolare diceva ragazzi c'è bisogno qua, Anna aveva cominciato a fare una cosa nel suo quartiere. Caso, sì, no, la permessa magari la diamo per scontato. Ma ti spiegavo perché ti dicevo ci ho parlato per 2 anni, perché no sembra che fino a 2 anni... Sì, no, era un limite che avevo letto, scritto da te. Però io sono anche un po'... così ci andrei un po' cauta con questa cosa delle generazioni, perché sì, vabbè, i promotori sono trentenni, è vero, no? I ragazzi che hanno promosso questo movimento sono 4 trentenni, però poi fra i trentenni ci sono quelli che vanno sulla Sea-Watch e quelli che vanno a Predappio, ci sono quelli intelligentissimi e quelli cretini, ci sono quelli, cioè voglio dire, generalizzare per generazioni, così come i sedicenni, no? Gli adolescenti di Greta. Non è che tutti i trentenni sono uguali, tutte le persone con pochi capelli sono uguali, tutte le bionde sono uguali. Grazie molto per questo passaggio. Non è così, perché invece vedo che la strumentalizzazione sia a destra che a sinistra, la destra denigra, prende in giro e la sinistra applaude, no? I movimenti di piazza, meno male che ci sono, cioè meno male che appunto che non sono solo a Predappio come sembrava fino a 2 settimane fa. Però insomma inscatolarli, chiuderli nelle etichette, dire sono nostri, no sono vostri, hanno tutti fra 28 e 32, non è mica vero, perché poi in piazza c'erano nonni, nipoti, genitori, gente di tutte le età, di tutte le condizioni. Io penso che sia un grande vuoto che si è riempito, in natura, in fisica e anche in politica succede così, che ogni vuoto il gas e il liquido lo riempie, no? E questo era un vuoto che c'era da tanto tempo nella politica italiana. Hai visto quando si guardano i risultati c'è sempre primo, secondo, terzo partito e poi c'è un terzo che non vota. Cioè, in generale, da tanti anni ormai, il secondo, il terzo partito, a volte il primo, è quello dell'astensione. Quindi proprio quello è un pezzo di 30% di persone che non trovano nessuna rappresentanza in quello che c'è. Giustamente. Ma tra l'altro quando si parla di trentenni si tende sempre a parlarne come se fossero giovani. Non sono esattamente giovanissimi, però vengono trattati... Anni è giovane, ma non è giovanissimo. No, però vengono trattati, siccome viviamo in un paese dove, non so, gli ottantenni si riprendono il patrimonio dai figli cinquantenni e i cinquantenni mandano a casa i nipoti trentenni considerandoli ragazzini, non si parla dei ventenni che proprio non hanno diritto di parola, allora è tutto molto spostato in avanti, no? L'età media di chi... ancora comanda nell'imprenditoria, soprattutto. Però all'improvviso c'è stato il dibattito sul voto ai sedicenni, tanto per... Però ecco, la questione delle generazioni è una questione molto, come tutte le generalizzazioni, è una questione molto delicata e molto pericolosa. Ci sono trentenni e trentenni. Certamente c'era un vuoto nella politica italiana, perché nessun partito, per esempio, ha messo mai
seriamente al centro dai tempi quando c'erano i Verdi, no? C'era Alex Langer, ti ricordi Alex Langer così profetico negli anni 90? Chissà se questi ragazzi lo conoscono, però insomma da allora i temi, quelli che stanno davvero a cuore alle persone che non si occupano di politica, anche se poi la politica si occupa di loro, non sono mai al centro della scena e sono cose molto semplici, come dice questo... Vorrei dire che c'è il vuoto di politica di rappresentanza più a sinistra che a destra. Assolutamente, diciamo. È la sinistra che ha lasciato vuoto lo spazio della comunità. A destra, i trentenni di destra stanno molto stretti, stanno molto sembrano vicini. Abbastanza rappresentati. Marco, vuoi entriamo nel merito di questa... Ci siamo girati intorno, non abbiamo visto niente. Del branco di sardine, eccolo branco. Qua. Allora... che sono partite in maniera molto così spontanea, ma in questo momento, questa è la loro pagina Facebook ufficiale, 6.000 sardine, ed è la pagina attraverso cui loro coordinano tutti gli altri eventi, praticamente, quindi si sono abbastanza strutturati, e hanno registrato anche il logo delle sardine, fatto benissimo, e quindi già diventano qualcosa di più organizzato. Se vuoi vado avanti, Diego. Poi sì, Marco, tanto diciamo... Vado. Vai avanti. Chiaramente quando si vede il banco delle sardine subito ci si butta sopra. Ecco, appunto, diciamo della sinistra, in questo caso di quella chiamata a rappresentare più o meno grosso modo questo elettorato. Partiamo da Nicola Zingaretti. Grandi, anche a Modena una piazza piena di sardine, evviva. Già una settimana fa avevamo fatto vedere lui che elogiava la piazza di Bologna a qualcuno che gli diceva dovevi essere lì. Questo è Nicola Zingaretti, PD, poi vai a seguire. Qui abbiamo Nicola Fratoianni, Leu. Sì, no, che io là ho sempre paura di sbagliare la sigla. Leu. Dopo Bologna stasera le sardine hanno riempito Modena, nonostante la pioggia, si sa, non è certo l'acqua a fermare le sardine. Forza, riprendiamoci le piazze città per città, Modena non si lega. Vai avanti. Che cosa abbiamo poi? Abbiamo Luciano Nobili, che è Italia Viva. Bologna è una regola anche per Salvini, una risposta bellissima. Bologna non si lega. Ne abbiamo ancora? No, io... c'è sta una mia cartella. Ok, vai con la posso fare? Sì, vai. Ho immaginato l'itticizzazione di tutti i loghi, tra cui Italia Viva mi rende Italia Fresca, signore, praticamente viva. Si vede all'occhio. Ha detto una cazzatella, quindi ce ne sono altre. Poi, sempre invece riferita all'EU, ho visto la trasformazione liberi e identici. Non so, questa è brutta, però quella bella per me. L'ho tenuta per ultima. Zingaretti, il PD che diventa PD con l'asterisco, ossia prodotto decongelato. Che tutti conoscete, nemmeno di... Scherza. Volevo dirti, a margine di questo, vabbè, questi tre tweet sono rappresentativi di leader o comunque di uomini di punta di questi tre diversi partiti di sinistra, centrosinistra, e tutti quanti, no, un po' si buttano più o meno in maniera spontanea su questa cosa che sta accadendo, su questi giovani, meno giovani, comunque su questo fenomeno spontaneo di cui si sta tanto parlando. Ecco, che impressione ti fanno? Perché poi ci stanno tanti consigli anche non richiesti, no? Non portate le bandiere, la prima cosa che loro scrivono è vediamoci, ma non portate le bandiere, che è la prima bandiera che parte, ho l'impressione che queste persone che si mobilitano non abbiano nessun bisogno dei consigli dei leader di questi partiti, proprio fanno benissimo da soli, si sono organizzati in una settimana mandandosi dei WhatsApp su Facebook e hanno riempito piazze come pochi di questi riescono ancora a fare, quindi insomma sono consigli non richiesti. E sono consigli non richiesti di una di un pezzo di sinistra, perché questo è così, no? Cioè gente che sono gli orfani della sinistra, quelli che non trovavano, sai, quella desolazione quando la gente ti chiama il giorno prima di votare che ti dice ma tu chi voti? Perché io non so, io non lo so, ma chi dobbiamo sai quella sensazione? Quella sensazione di dire ma chi dobbiamo votare? Ecco, molti di loro sono in quella condizione lì, ma io non sono sicura, non darei così per certo che le piazze piene emiliane, adesso ho visto, no, in altre parti d'Italia, poi si riversino tutte
tutte in questi certo, partiti. Perché direi proprio parlavamo una settimana fa con Occhetto esattamente di questo è problema. È molto chiaro che cosa non vogliono, è molto chiaro a cosa si ribellano, a questo anche perché questa laterale. Parte come una critica in teoria alla Lega, Bologna non si lega, Modena non si lega, ma poi andandola a vedere forse la critica più forte è verso gli altri, ma certo, è verso la propria sinistra. No? Ma certo, perché appunto è una critica alla Lega che è di reazione al fatto che Salvini dice adesso vengo e mi prendo certo, l'Emilia, certo, no? Certo. E allora è chiaro che uno reagisce, ti entrano a casa e dici no, aspetta un attimo, qui intanto ci sto io, occupiamo lo spazio. Però è vero che lo spazio di comunità, perché ti dicevo si parlava di sembrava che i giovani fossero soltanto a destra, no? I giornali, le analisi, le foto, cioè sono solo di Casa Pound, sono solo negli assembramenti appunto dei nostalgici del Duce, perché gli altri dove erano finiti? È chiaro che se tu per tantissimi anni non dai spazio, non dai voce, non dai, ma proprio insomma noi lo sappiamo che cosa sono stati i circoli, quanto respingente potesse essere quel mondo lì per chi ci si affacciava, e allora i ragazzi hanno fatto altre cose, si sono occupati del cambiamento climatico, hanno fatto i volontari nelle scuole, sono occupati di ragazzi con handicap, lo diceva Mattia, come si chiama di cognome, non lo vorrei chiamare solo per nome ma non mi ricordo il cognome. Ammetto di... mi dispiace che tutti li chiamino solo per nome come se fossero amici intimi, però adesso non vorrei fare la stessa cosa, ma come si chiama Marco? Sartori, grazie. Ecco, lo diceva Mattia Sartori l'altro giorno, no? Diceva noi ci occupiamo di cose molto concrete, provate a farlo anche voi. Allora, questo non è fare politica, questo è vivere normalmente la propria vita, poi dopo se la politica si occupa solo di quota 100, di redditi, di rendite, di pensioni, cioè di chi ha già qualcosa e ignora completamente chi non avrà mai una pensione, chi non avrà mai niente che non sia un lavoretto precario, è chiaro che questi, se tu non li guardi, loro non ti guardano. Diciamo questo è un momento di... Marco! Sì, appunto. Tu hai appena nominato Mattia Sartori, che è diventato almeno mediaticamente il leader di questo movimento, ma quello che a me ha colpito molto, e secondo lui non sarebbe sceso nessuno in piazza, è questo disegno, che in origine era Bologna non si lega, credo, no? Che è di una bellezza, veramente di una semplicità, che batte tutti i loghi che ho visto prima. E io difficilmente faccio complimenti a un disegnatore, quanto mi sarebbe piaciuto averlo qui, purtroppo... Non possiamo averlo qua, sennò no, volentieri. No, 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 pare che. C'è Nicola Gobbi? C'è Nicola Gobbi? No, prego! No. Allora. Un applauso a Nicola Gobbi! Allora. Benvenuto. Allora. Ecco qua. Oh, bravo, eh. Vieni qua, Nico. Vai, prego. Vieni. Quello è il tuo. Passa, va. Allora. È una volta GP, una volta zero carcate. È una volta. Allora, piff, voglio vedere. Va bene. La sardina disegnatrice. Grazie. L'hai grazie fatto a tu? Tutti, a tutti. Ci hai messo ore perché... Ci ho messo ore, giorni. Ecco, sei pippa, diciamo. No, scherzo, veramente bellissimo. Grazie, grazie, è un piacere. Sì, mi piacerebbe molto che tu... Quando per due giorni fai complimenti a qualcuno... No, veramente sono rimasto colpito. Ho detto, questo è uno che c'ha la mano, tu sei fumettista professionale. Sono fumettista professionale, faccio libri da un po' di tempo. Ho capito, quindi già casta. Quindi è già casta. Purtroppo questo movimento delle sardine parte male, arriva male. Allora, occhio. Questo allora, momento, questa pomata tengo io. Aspetta, allora, aspetta. La sardina disegnata. Aspetta, mi fate una musica da sardina, sì, suspense, da momento esatto, storico, ittico. Faranno la sigla crepuscolare, quella che farete prima. Questo è suspense. Perfetto. È psycho. Questa è per rilassare il ragazzo. Okay. La sardina fatta dalla sardina capo che ha disegnato okay, la prima sardina. Allora. Ti lascio spazio. Tempo, quanto ne vuoi pure 20. Allora, vediamo, allora, sardina parte, direi così. Allora, e fin qua potrebbe essere tipica, qualsiasi tipica, cosa. Esatto. Allora, siamo in prima serata, te lo voglio dire, no? Sì, no, infatti. Allora, ci facciamo prima una... Vedi come la pago questa cosa. Ecco, già siamo salvi così. Così okay, già siamo salvi. È un po', diciamo, adirata, secondo me, questa sardina. Ah, allora, vedi, la sardina... Penso a una cosa più... Bravo. Sembra Taormina quando fai facce di Taormina. È vero che sembra Taormina. E poi c'è un po' di... Una sardinona. Me la firmi? Me la firmi? Dai. Questa è mia, Questa finisce su eBay. Lo dico subito, appena finita la trasmissione. Ale,
Grazie. Un applauso. Grazie. Emozione. A Nicola. A Nicola 2019. Bravo. Nicola Coppi. Se posso dire una cosa, il mio primo libro è stato su Alexander Langer. Vedi? Vedi, vedi come tutto si lega. E quanti anni hai? 33. 33. 33. E quando l'hai cercato su Wikipedia questo nome? No, beh, devo ringraziare lo sceneggiatore Jacopo Frey che ha scritto il libro, ma Langer è stato importante per me e secondo me è importante ancora adesso come riferimento per un determinato tipo di politica, diciamo. Grazie. Molto felice. Pure per me è importante. Pure per Mario. Pure per me è molto importante. Allora... Oh, dopodiché tutta questa roba qui ha generato delle reazioni. Cioè, okay. È partito una specie di mossa anti-Sardina da parte di colui che era stato colpito. Cioè, la mossa della mossa anti-Sardina di Salvini è stata... Allora, anche qua va detto sempre, è tutto vero, lo dico sempre, ma ormai ci siamo abituati. Allora, questo è l'account di Salvini, ex ministro dell'interno, nonché capo politico del partito, dato come più del partito più antico in Parlamento, quello che su tutti i sondaggi è il primo d'Italia, che fa così, che da un po' di giorni scrive sta roba. Cosa c'è di più dolce e bello dei gattini? Faccina? PS? Ai vostri bambini felini piacciono sardine e pesciolini? Mettete la foto nei commentini. Miau! Miau. Gattini miau, con Salvini. Miau è proprio... Gattini con Salvini per fare la rima, perché se fosse stato Salvi, ma gatti perché con Salvini, non so. E c'è questa foto... Perché miau adesso... Perché il gatto fa miau, banalmente. Comunque... Che bisogno c'è? C'è già il gatto. Ma poi non c'è il verso da sardina mozzicata, che sarebbe... Non lo so, non lo conosco. Però c'è questa sì. foto... Si capisce che gli fa un po' schifo quella cosa che gli hanno messo in bocca a poco. Si capisce che gli fa schifo. Che l'hanno fatto magnata tre giorni. C'è anche il logo del gattino con Salvini che brandisce la sardina. Cioè, voglio dire, miau ha preso il posto di ciao amici. Non miau, si ciao, questa è un'ottima analisi, ha preso il posto di bacioni. Bacioni, ciao amici, bacioni. Miau. Pare che adesso fra leghisti si graffino tutti, si facciano le fusa, è tutta una nuova... Sinceramente l'ho trovata una mossa un po' goffa, perché è un po' pure brutto vedere il gatto che mangia la sardina, non lo so, non l'ha presa bene secondo me come chiave di propaganda, però lui continua. Allora qua, qua è a commento di sardine, non so dove, a Sorrento. Miagolì di delusione a Sorrento, poca pappa per i gattini con Salvini, che andrebbero nell'immaginario della bestia a Sorrento a mangiarsi le sardine, trovandone poca sarebbero delusi. La stessa cosa sarebbe accaduta a Terni, accidenti, c'è sempre la faccetta, le moto, cioè, ma sto studiando per spiegare questa cosa, dei gattini con Salvini che non trovano le sardine, e nelle foto dei Salvini con i gattini, miau, aiutami Concita, come... No, nel senso... Gattini con Salvini e Concita, solo dopo la pubblicità, tra poco qui... Eccoci tornati qui, Propaganda Live, con Concita De Gregorio. Allora, abbiamo appena visto questa reazione più o meno scomposta della bestia di Salvini a queste sardine, che devono capire da che parte prenderle, ammesso che non concesso che ci riescano. Ma vediamo un altro video che dà un po' la cifra del momento e del fastidio che sembrerebbe provare in questo momento Salvini rispetto a questo tema. Prego, regia. Ok? Sono terrorizzato, guardi. Non mi facevano paura i Casa Monica, vedete di chi posso aver paura. Non mi facevano paura i Casa Monica, figuriamoci le sardine, vuoi dire, ognuno fa i raffronti che crede. Ecco, Concita, da queste reazioni che hai visto, che sono tutte quante appunto, questa è proprio di Salvini in persona, quell'altro sono i social di Salvini. Insomma, un po' di avvilimento però, fa un po'... Cioè di solito lui, quando ci sono gli attacchi, risponde sempre, no, bacioni, cioè fa un po' il superiore. Mm. Su questa cosa delle sardine sembra nervoso, anche forse pure più del dovuto, non lo so. Non... Però è un po' che è nervoso, Non sono le sardine che lo rendono nervoso, cioè già da qualche tempo che è un po' più nervoso del solito, diciamo. Che c'è? Comunque. No. Stavo prendendo come il maestro, mi ha insegnato. Ok. Hai imparato a fare i pesci? Sì, vabbè, ognuno ha le sue specializzazioni. No, ma c'era, scusami, mi veniva in mente, c'era anche una pagina Facebook che si chiamava Gattini su Salvini. Sì, c'è tutto un movimento... Perché che gli dava un po' fastidio. Momento felino. Ma tu ti rendi conto che dobbiamo parlare dei gattini? Ma veramente, ma perché? Ma stai capendo questo fatto? Ma voltiamo pagina. In fretta, Concita. Prego.
Marco, facci portare pagina. Portiamo pagina in fretta e parliamo di calcio. Parliamo. Allora, perché se non si parla, perché ora sembra veramente, dice, ma perché parlate di queste scemenze? Perché comunque queste scemenze caratterizzano il dibattito politico e l'attività di comunicazione dei protagonisti di questo dibattito. Allora, questo è l'account del Milan che ha fatto gli auguri di compleanno a Suso, calciatore spagnolo del Milan. E Suso ha fatto gli anni, risponde chi arriva? Arriva Salvini, e Salvini pure qua si capisce che non è un momento semplicissimo. Dice auguri Suso, vabbè, lui è tifoso del Milan, che non gli puoi fare. Nella speranza che Babbo Natale, attenzione, siamo a novembre, Babbo Natale ancora si sta a scegliere il vestito, cioè ancora non c'entra niente. Babbo Natale ti porti un po' di velocità, di grinta e di voglia di giocare, a te Suso. Suso dice grazie Matteo Salvini, nella speranza che Babbo Natale ti porti a te un po' di velocità, di grinta e di voglia di amministrare meglio, molto meglio, un paese che amo. Scrive Suso. Ora Lari. Un uomo forte disposto a morire per la patria, come ci dice in ogni momento in cui non rischia neanche un graffio, cioè nel senso non rischia nulla, che viene bullato pure da Suso, no? Con tutto il rispetto per Suso, ma insomma mondi diversi che si incontrano. Che impressione ti fa nel momento in cui poi si è a sinistra soprattutto alla ricerca di qualsiasi forma di leadership, che siano le sardine, che sia Suso, che sia Ezio Greggio? Un applauso a Ezio Greggio, che ha rifiutato la cittadinanza onoraria da Biella perché non era stata data alla Segre. Sì, ha fatto una cosa normale. Ha fatto una cosa normale, però scusami, noi abbiamo una specie di Pantheon, ce l'abbiamo dietro. Eccolo qua, questo è... Abbiamo ricominciato quest'anno, perché l'anno scorso c'era Pamela Anderson, c'era finito. Non mi ricordo più chi ci fosse. Però questi adesso sono da chi riparte la sinistra, nuove leadership, cioè abbiamo Suso, Sardina e Ezio Greggio. Ogni settimana si aggiungono nuovi protagonisti insospettabili. Ecco, che cosa pensi di questo momento di apparente carenza? Cioè, non mi sembra che nessuno di questi possa essere il leader, no? La Sardina Suso. Cioè, non lo so, siamo passati dai gattini a Babbo Natale. Cioè, io capisco che lo diceva già Berlusconi. Non è una perversione nostra. Parlo del suo messaggio. Ricordi quando Berlusconi diceva all'inizio di tutta questa storia bisogna rivolgersi agli elettori come se avessero fatto la quinta elementare, fossero ragazzini di 12 anni, raccoglieva quelli di Publitalia, ma tanti anni fa, negli anni 80. Voi vi dovete rivolgere, diceva, come se avessero 10-12 anni. Poi dopo è passato un sacco di tempo, ce ne siamo dimenticati, ma vedi che siamo... La comunicazione è molto basica. La comunicazione è questa. Allora, io penso anche... Noi non ci dobbiamo vergognare di dire che abbiamo impiegato un sacco di tempo della nostra vita, per esempio, per dire a studiare o a occuparci di cose molto faticose e molto anche poco divertenti, e non dobbiamo far finta di essere stati in galera perché si porta, essere stati, non so, perché fa curriculum, aver fatto qualcosa di spregevole e poi la redenzione. Io penso che questa idea di essere uguali agli altri nel punto più basso sì, è un'idea proprio sbagliata, cioè la democrazia non è livellarsi tutti al punto più basso della specie, è provare a portare quelli che stanno più in basso un po' più in alto, capito? Allora, questa cosa qua di dire io sono come voi e quindi ciao amici, i gattini, Babbo Natale, c'ho 10 anni anch'io, ma io vorrei qualcuno che mi facesse, diciamo, venire voglia di essere migliore, non di essere peggiore. Perfetto, ti fermo qua, perché in teoria il Partito Democratico, in questo caso, in teoria, in pratica, un leader ce l'ha, Nicola Zingaretti, c'è stato in questi giorni, si è riunito il PD, a Bologna sono state lanciate delle nuove linee, c'è stato un dibattito sullo Ius Soli, Salvini si è detto sconcertato, ma soprattutto Di Maio si è detto sconcertato, quindi anche lì grande dibattito. Ma questa è una frase che ci ha impressionato. Da qui a gennaio guardate le persone negli occhi durante la campagna elettorale. Intercettate la voglia di riscatto o l'inquietudine, che è questa che adesso tu stavi, come dire, no, condividendo con noi. Questa cosa del... Guardiamoci negli occhi. Ma noi... Però, diciamo, da qui a gennaio. Sì, da qui a gennaio è tutto un lavoro di concentrazione fortissimo. Poi dopo liberi tutti. Vediamo, a gennaio dipende che cosa dice l'oculista. Ma al di là di questo... Dico il guardare, può continuare anche dopo gennaio? Certo, questo non lo so, adesso dipende dalla leadership. Ecco, noi abbiamo mandato qualcuno che, diciamo, a vedere come sul territorio effettivamente
questo tipo di strategia di linea politica può funzionare. Allora, dove è il telecomando? Ok, vediamo qua. Memore Migi e Leonardo Parata, dunque di testaccio a provare lo Zingaretti, la pista di... Sì, vabbè, avete capito. Mediglia, che c'è? Sono fatto male, no? Mi guarda. Ma che cazzo vuoi? Ecco Memo, io stavo cercando di... ma giustamente, perché tutti apposti così, insomma, le persone si chiedono cosa vuoi. Ma io stavo leggendo nei suoi occhi se c'è voglia di riscatto o inquietudine. E invece nei suoi occhi cosa hai letto? Ha detto che cazzo voglio. Quindi segna. Nei suoi occhi ho visto che voglio. Ecco, segna. Allora. Che è un grande progresso, direi, no? Rispetto ai citofoni... No. È una domanda muta. Ok. Che sta a guardarmi muglio? Stiamo facendo un test. Volevo importunarla. Stavo cercando di leggere lo sguardo di sua moglie. Continuo? Posso? Poi. Ah, brutto maschera, sono molto da un sinistro. Questa è l'evoluzione, questa è da gennaio un po' così. Perché sei un martello. Guardi bene, guardi bene. Che cosa vedi, Memo? Allora io dico no di tante persone. Questa... Cioè, no, per carità. Salutiamo la signora, però. Signora che è un fondo di inquietudine. Dovuta a che cosa? A questo incontro. Perché... A questo incontro? Sì, perché in fondo... È un po' inquietante Memo, signora? È un po' inquietante, sì. Che vuole? Stavo cercando di leggere i suoi occhi. Io ho fatto la cataratta una settimana fa. Non sono ancora guarito bene. Non so cosa ci vede. No, ma io... C'è più... quartiere così, ospedale. Voglia di riscatto, di inquietudine. No, la cataratta non sta andando bene, io manco la vedo tanto bene e quindi avrei voglia che questa cataratta mi passasse subito, insomma. Ho capito. Buongiorno. Buongiorno. Io sono il marito della signora che l'ha mandata a fanculo, va. È una grande famiglia che si ritrova, diciamo, no? Sulle parole d'ordine, su quel lessico familiare che... L'altra volta? Sì. Ah, grazie. Ah, ecco, perfetto, Memo. Come sta la signora, bene? Abbastanza. Me la saluti tanto. Ecco. Porti meglio magica. Ecco. Vedo dai suoi occhi che c'è un'inquietudine. Allora, l'inquietudine potrebbe darsi che dipenda da un difetto che c'è nell'occhio. Sono fatta tutte e due le cataratte. Ecco, eccone un altro. La cataratta è fatta così, così. Allora, segniamo. Cataratta 2. Posso guardarla negli occhi, signora? E che fatto che io sono vecchia, brutta e scoglionata. Io devo leggere. Che è un po'. Questa è la risposta. Sono madre, sono una donna, sono cristiana. È questa qua, la vera, sono vecchia, brutta e scoglionata. Questa è una nuova hit, lo dico ai giganti dei remix. Questo sarebbe veramente. Leggere i suoi occhi, come dice Zingaretti, se ci abbiamo voglia di riscatto oppure se c'è dell'inquietudine. E che vuoi riscattare? Ciao, mi fa di parola, cioè sei bravo. Arrivederci, signora. Mamma, sai, quelli che stanno al governo. Che dice, ci ripeta un attimo? Che soffide una mignotta. Ecco, perfetto, Memo, c'è dell'inquietudine. Hai visto che c'è dell'inquietudine? C'è dell'inquietudine. Speriamo di aver aiutato Zingaretti così, no? Va bene. Taglia, Memo, taglia. Allora, un applauso a Memo e a Leonardo. Volevo chiederti come ultima domanda, nel tuo libro parli di queste generazioni, appunto soprattutto di quelle più giovani, non necessariamente, ma anche di queste qua. Ma hai qua. Visto, non sono neanche trentenni. No, infatti, sono molto, cioè, dell'inquietudine, molto giovani, diciamo, sono molto inquieti. Sì. Anche a testaccio. E fra le cose che appunto poi, al di là del guardare negli occhi, no, si cerca sempre di spronare la gioventù a fare, a proporre, cosa pensi che i giovani debbano veramente fare? Cosa hai notato che stanno facendo in realtà? Ma insomma, appunto, in questa lunga conversazione con questi due ragazzi, Marco e Anna mi dicevano, ogni tanto ci chiedono cosa pensate di fare, dove state andando, ma la strada non c'è. Se ti chiedono dove stai andando e la strada non c'è, stai fermo, intanto stai fermo. Poi per anni si è parlato, no, delle start-up, adesso io... Diciamo, vedo che posso usare questo linguaggio anch'io, se lo usa la signora. Marco dice una straordinaria cazzata questa delle start-up. Ci hanno portato in giro per anni dicendo vi dovete far valere, dovete far vedere cosa sapete fare. E poi in italiano che cosa sono le start-up? Cosa sono? Cioè niente. Niente. Sono niente. Sono che tu vai lì, provi a fare una cosa, ti dicono guarda regalacela, ti danno due soldi, si prendono poi loro tutti i vantaggi. Cioè abbiamo cresciuto, abbiamo fatto finta, no?
di dire a questi ragazzi, i bamboccioni, dovete uscire da casa, vi dovete dare da fare, se avete valore vedrete che ce la farete. E invece non è così, invece era un banchetto in cui le generazioni precedenti avevano consumato tutto. E finalmente, perché poi sai, la ruota gira per tutti, finalmente adesso è arrivato il momento in cui non il vuoto di cui si parlava prima, ma la voragine di spazio che c'è nella politica italiana si riempie di qualcosa. Poi vedremo se questa fiumana di sardine è in grado anche di non farsi strumentalizzare, se è in grado di resistere, perché poi ne abbiamo visti tanti di movimenti. Figurati, vivere e morire. Il movimento Arturo è finito. Però intanto così. È meglio, no? Però intanto è bello che ci sia. Io sono, mi sembra una buona notizia. Un grande applauso a Concilia De Gregorio, grazie per essere stata di nuovo con noi. Ciao Marco. Oh, non ci credo. Gente che si saluta, Propaganda Live. E da Concilia De Gregorio un gran applauso a Nicola Fabi! Prego! Io sono l'altro, sono quello che spaventa, sono quello che ti dorme nella stanza accanto. Io sono l'altro, puoi trovarmi nello specchio, tua immagine riflessa, il contrario di te stesso. Io sono l'altro, sono l'ombra del tuo corpo, sono l'ombra del tuo mondo, quello che fa il lavoro sporco al tuo posto. Sono quello che ti anticipa al parcheggio e ti ritarda la partenza, il marito della donna di cui ti sei innamorato, sono quello che hanno assunto quando ti hanno licenziato, quello che dorme sui cartoni alla stazione, sono il nero sul barcone, sono quello che ti sembra più sereno perché è nato fortunato o solo perché ha 20 anni in meno. Quelli che vedi sono solo i miei vestiti, adesso faccio fare un giro e poi mi dici, e poi io sono il velo che copre il viso delle donne, ogni scelta o posizione che non si comprende. Io sono l'altro, quello che il tuo stesso mare lo vede dalla riva opposta. Io sono tuo fratello, quello bello. Sono il chirurgo che ti opera domani, quello che guida mentre dormi, vista che ti fa seduto privato il tuo pianto, il donatore che aspettavi per il tuo trapianto. Sono il padre del bambino handicappato che sta in classe con tuo figlio, il direttore della banca dove hai domandato un fido, quello che è stato condannato, il presidente del consiglio. Quelli che vedi sono solo i miei vestiti, adesso vado a fare un giro e poi mi dici, e poi mi dici. Mi dici, e poi.
E con lui Pier Cortese. Grazie. Grazie a te, grazie a voi. Grazie. Allora, facciamo il bravo presentatore. Allora, il brano era Io sono l'altro, tratto dal nuovo disco. Quante volte l'hai cantata già questa canzone? No, dal vivo in pubblico, questa è la prima dal volta. Dal vivo in pubblico è la prima volta! No, che ne so, no, bellissimo. Ormai è andata così. Vabbè. Questo vuol dire che la canterai ancora, perché sennò sarebbe la prima, non sarebbe la notizia. Cioè, me l'auguro. La prima dei milioni di altre volte in cui canterà, come la canzone che ha cantato prima, che è stata cantata, era l'ultima, la canzone che ha cantato prima, era l'ultima volta, fino al momento che ha cantato in pubblico, anche quella era comunque una notizia. Sottoscrivo. Ok, il disco è Tradizione e Tradimento. Che peraltro è stato anche prodotto dall'amichetto che sta accanto. Una roba notizia veramente... delle notizie! Adesso io non capisco perché non ci sia stata la partecipazione dei Memory Migi, francamente. Cioè io lo dico, cioè, nel senso, tutta sta roba così, cioè Memory Migi, un featuring dei Memory Migi ce l'avrei visto. Vabbè. Anche perché Io sono l'altro, è facile dire Io sono l'altro, tutte quelle cose, ma Io sono Memory Migi, sarebbe stato pure bello da inserire nel testo, no? Un testo ardito. No, comunque, allora, tour italiano dal 27 novembre al 30 gennaio, corretto? E sì, esattamente, peraltro con Coffee, con Coffee, Pier Cortese. Ce l'ha, capito? 19-20 gennaio Auditorium Roma, poi ad aprile tour europeo, fate l'Interrail, l'Erasmus, sì. E niente, e grande tour europeo. E, oh, dopodiché tu hai dei socials? Sì? Sì. Sì, vabbè. Sì. Niente, no. Chi non c'ha visto? Voglio dire, questo è un grande momento, sai, per Roberto con i gattini per Salvini? No. Desia sta prendendo un sacco. Sì. Ci sono grandi trasmissioni che usano il gatto matto così su sta polemica. No, lo dico perché l'abbiamo scoperta questa cosa. E quindi, vabbè. Detto questo, però, dicevo, tu usi social, abbiamo visto una roba. Potete mostrare che è Twitter. Oh, ecco qua, questo è il tuo account Twitter, lo sapevi? Sì. È questo. Sì. È l'impostore? No. No, che... sei tu. E infatti Nicolò Fabio ha ritwittato Propaganda Live, eccetera, eccetera. E ogni account ha una bio, la bio, quella cosa che proprio ti presenta al pubblico, soprattutto se sei un personaggio pubblico come il Fabi, che è musicista, che è paroliere, che è Nicolò Fabi che inizia la carriera nel 97 e che ha una somma di piccole cose, un nuovo album in uscita quando? Ad aprile 2016. Da qua. Ora, è stato sicuramente un album indimenticabile. Ma ormai è uscito, come dire, no? Diciamo, chi non se n'è accorto, ormai pazienza, cioè nel senso, andiamo avanti. Era per ribadirlo. Era per ribadirlo, per carità, se ci tieni lasciamo questa, però visto che c'hai tutta una serie di cose... No, diciamo, non sto esattamente sul pezzo. Sul pezzo, ecco. Questo... A casa. Allora, vogliamo stare un attimo, cioè aiutare, no? Pure, sai quelle cose, la promozione, quelle cose che si fanno, no? Ecco. Come? Come? Non so, non so se questo farà vendere un disco più, un disco meno, però intanto venire nel nuovo cambiare, mondo del 2019, ce l'hai tipo un telefonino appresso qualcosa? Cioè per cambiare e modificare la cosa adesso? Te la ricordi la password? No, diciamo dovrebbe essere già... Dovrebbe essere capelli, penso. Vabbè. Lo è stata per anni. Lo è stata per anni. Allora, aspetta. Boh. Ok. Aiutami però, perché non ci capisco mai. Allora, vai. Che dobbiamo fare? Andare su Twitter. Vai su Twitter. Poi? Profilo. Ma veramente mi stai a chiedere come si fa? No, però, cioè, adesso non voglio fare il naif, però tranquillo. Twitter non lo uso molto. Mi vai sul profilo, modifica... Okay. Modifica? Ok, sono andato, che devo... Ah, sì. Cioè, quindi devo modificare adesso. Marco, come fai quando blocchi tutta la gente per... Allora. Forza, aiuta il Fabio. Voi che ce l'avete i capelli, forza, parlatevi. Voi parlate, quindi che devo fare? Devo modificare, sto modificando. Io sto come lui. Come si modifica il profilo? Cioè, no, io ho trovato il punto. Hai trovato il punto? Devo decidere cosa scrivere. Modificarlo. Io immagino. Dimmi. È semplice, una somma di piccole cose. L'ho cancellato. Ah, no, allora, come si chiama? Tradizione e tradimento. Tradizione e tradimento, il nuovo album in uscita. No, è già uscito. Che è già uscito. Quindi scrivo che è già uscito. Che sarebbe stato in uscita qualora. Aspetta, sì, tradizione e tradimento. L'ultimo, com'è? L'ultimo disco com'è? Che è già uscito. Guarda, è roba tua, Niccolò, scrivi quello che ti pare, veramente. Disco. Ma roba da parte. Disco che è già uscito. Bello, no? Naif. Già.
Già con l'accento, già come scrivi? Ma non lo so, il tuo pubblico a cosa è abituato? Magari è una licenza poetica. Errore, la connessione internet sembra essere. Perfetto, fantastico, un grandissimo momento. Un applauso a Nicola Fabi! A Propaganda Live, grazie Niccolò. Oddio! È stato veramente. Grazie. Allora! Errore! Andiamo avanti! Connessione disattiva. Tranquilli, vabbè, arriverà la connessione. Adesso niente, c'è questo problema, non si va avanti se non si riattiva la connessione. Ok, allora. E passiamo a questa settimana, è stata una settimana dove sono successe tante cose. Una di queste cose vi avevamo fatto cenno una settimana fa, esattamente, eccolo qua. Però siamo andati sul posto, anche perché sul posto continuavano ad accadere cose. Siamo andati a Venezia, dove l'acqua era alta, poi si è riabbassata, poi si è rialzata, poi si è riabbassata. E quando siamo arrivati noi, vale a dire domenica, era prevista l'ennesima acqua alta più acqua alta degli ultimi 1500 anni, che ogni giorno ce n'è una che è più alta del più alte del, insomma, e noi siamo arrivati più o meno in contemporanea. Così. Buongiorno Pietro. Buongiorno Diego. Come va? Tutto bene. Sei equipaggiato? Molto. Siamo coperti? Tantissimo. Voglio vedere. Se andiamo a fare una zuppa. Venezia, ho visto c'è il cartello Venezia, ho già ripreso. Pronto? Mattia? Sì. Ciao, sono Pier Francesco di Propaganda Live. Noi stiamo arrivando a Venezia Santa Lucia. In questo momento stiamo camminando sopra l'acqua, col treno. Siamo col treno sull'acqua. Sul ponte, sì. Ok. Dai. In effetti l'alternativa agli stivali sono le ciabatte. Ciao, ben arrivati. Che si fa? Grazie. No, grazie. No, mettete gli stivali. E noi abbiamo il tutone, ci siamo presi il tutone quello fino a qua. Lo sapevo che facciamo la figura di Totò Peppino. Invece che col bacco. Allora, arriviamo a Venezia. Intanto un applauso a Mattia che sta qua in prima fila. E il quale si era spaventato al nostro arrivo perché Pierfrancesco gli ha detto: dove siete? Siamo qua e siamo sulle acque. Dice: col treno. Dice sì, no, perché sembrava uno che si annuncia così, sto camminando sulle acque, sembra sempre un po' strano. E comunque arriviamo, il problema è subito l'equipaggiamento. Avete visto, alla stazione c'era un grande movimento di calzature e noi avevamo l'acqua, doveva alzarsi molto. Questo è tuo? Arrivo mascherato da pescatore de trote. Vabbè, ma io mi vergogno a mettere questa cosa così. Vabbè, prima te. Abbiamo esagerato, Mattia, vero? C'era un po' di aspettative. Eh sì, infatti. Sotto a torso nudo mi metterei, però, via. Tipo calendario pescatori 2020. Non ridete, però, non è bello che ridi. No, io volevo un sawa. Ma se uno volesse pisciare, come fa? Con la salita. Ah, tieni. Adesso mi metto questa persona addosso. Da pescatori, capito, da lo so. Grazie a lei. Guarda che figure mi fa.
sembra adesso una cagata addosso. C'è il cavallo un po' basso, cioè. Ti guardano tutti, ti guardiamo nell'occhio. Sì. Sì, vabbè, vabbè. E comincia dalla stazione. Perché ridi, Francesca? Siete buffissimi. Siamo buffissimi, sì, è esattamente quello che ho detto anch'io. Ma dopo un po' sei di abitudine, con una certa nonchalance. Anzi, vedrai. Tutta invidia. Allora, questo è niente, noi arriviamo e questa è Venezia, va bene? Più o meno è, 11 e tre quarti, cosa sarà stata? Occhio. Buongiorno Mattia. Buongiorno Diego. Intanto... Lei che dice? Ha detto che invidia per quello. Che invidia. Ah, gli piacciono molto i nostri. E i giapponesi, lo sai quanti soldi ci danno? Queste se le potremmo pure rivenne poi, quando andiamo via, via. Dicevo, Mattia, scusami, per capire, qua di solito c'è l'acqua, no? Qua dove siamo adesso? No, no. Ovviamente no, te sei di Venezia? Sì, di Canareggio. Te quante ne hai viste le situazioni così? Nessuna, perché è stata la seconda acqua alta più grave dopo quella del 66. 66. Anche se il problema è che sta diventando. Che sta diventando frequente. Allora, adesso sono mezzogiorno e qualcosa. Questo è un albergo. Questo è un albergo. Dicevo, è mezzogiorno e qualcosa e oggi in teoria potrebbe esserci un'altra... Un altro picco fra un'oretta e mezza. Di solito arrivano qua quelle metalliche, quelle classiche. Queste sono tutte nuove. Questa acqua qua nella quale stiamo camminando, perché noi possiamo, gli altri no. Qua c'è stato tutto, le fogne, tutto. È l'acqua dei canali, è la laguna. Senti, qua non c'hai delle buche. Come adesso, maglietta? Ecco. Sai che così porti i voti alla Meloni? Sì, ma a posto di affondare le navi, qua affonda la città. Come ti chiami? Roberto. Un applauso a Roberto che sta lì a fianco a Mattia. Fortuna oggi non c'è tanto vento di scirocco. Adesso a quanto siamo? 142. 142 com'è? Male, male, sì. È male. Chiamano 160 all'una, speriamo si sbaglino. Normalmente quanto c'è qua? Marea, diciamo, comincia a essere alta sui 110. Sta la monnezza? Spazzino, con l'acqua alta tutti i sacchetti, la spazzatura, tutte anche squasse, cominciano a galleggiare, plastica, un disastro. Ah, diceva raccoglie così, a mano? Sì, oppure magari c'è qualche negozio che ha ancora cose da buttare al volo. Sì, sì, che andavano via. E mi hanno detto che eri qua. Tanti sono le paratie all'altezza classica e con sto rischio sono state aggiunte all'ultimo momento altri pezzi, finché poi non riuscirà più a entrare dentro. Ah, sì, esatto. Andiamo a bere un'ombra. Vai. Andiamo a bere un'ombra. Si va a bere un'ombra, giusto? Che è modo di dire se va a bere? Un bicchiere di vino. Bicchierino, un'ombra, è tutto un'ombra. Io pensavo cioè, fosse un problema di sole, di così. Invece era che andavano a bere. Si andava a bere e andiamo in questa enoteca. Buongiorno. Posso? Certo. Ciao, ben arrivato. Cosa ti sembra? Invece del vino c'è l'acqua. Come ti chiami? Matteo. Martedì sera l'acqua era alta e quindi i frighi, le prese elettriche, tutta la fila più, non sono state abbastanza alte. Per adesso l'attività però... funziona, non è arrivata merce sta settimana. Quel poco che c'è... Ce lo beviamo noi. No, ce lo beviamo noi dire. Oggi. Sei pure a semi, ovviamente. Non lo dire, non fa sta figura qua dentro. Come si combatte l'acqua alta col vino? Hai
grande paura sarebbe per oggi questo? Alle 12.30 stop messa a San Marco e nelle chiese. Volevi andare a messa? No, diciamo. No. Comunque sta grande paura quindi è sempre quella dell'una. Sì, manca mezz'ora. Siamo fermi a 142. Salve signora, come va? Voi state sopraelevati. Ma abbiamo il magazzino sotto di là. Niente, volevo dire una parola di speranza, ma non ci sono riuscito. È casa mia. Posso? Sì. Fino a 140. Adesso è così, ma per dirti non c'è nel 66. Eravamo senza luce, senza telefoni, non c'erano messaggini. Non c'era. Nel 66? Adesso ti faccio vedere una cosa. Siamo a casa di ora, questa sembra una cosa, cioè entra dentro, lui sta entrando dentro casa sua, ok? Sembra una cosa, io adesso mi sono abituato perché dopo un giorno l'ha detto vabbè, tutto sommato, tutto a posto. La signora era una casa su due piani, la signora stava sopra, questa era la parte sotto, io pensavo stesse sopra, se fosse salvata, invece no, ok? Questo è tutto normale, le notiche normali, gli esercizi commerciali, l'avete visti, gli alberghi. E niente, lui ci fa entrare dentro casa e niente, non ci siamo puliti i piedi entrando perché c'era bisogno, però vabbè, questa è una scemenza, però per dire che questa è la situazione. Sì, buongiorno. Buongiorno. Stiamo entrando dentro casa. Mi fa un po' impressione entrare dentro una casa così. L'altra sera è arrivata qua, vedi? Chiama. Sì, però noi ci riteniamo fortunati. Che guarda, io ero qua. Questa è nel 66? C'eravamo. Eccomi qua, io ero qua. Tu sei questo? Sì. Ah, Santa Fosca. E qua pure? E qua pure, andiamo a dire informazioni. Vedi? E allora, visto che siete testimoni del 66 e del 2019... Cellulare non c'erano. Per comunicare poi le linee con i fissi... Saltate. Erano saltate, si girava con la torcia, riscaldamento, addio. Quindi meglio adesso? Senza... Meglio adesso. Beh, almeno qualcosa... Anche perché non c'erano le sirene, eh? Si vedono di quelle cose su internet. Che si vede su internet? Sulla pietà per i veneziani. E dicono che, giustamente, hanno mangiato fuori tutto, specialmente con il Mose. Cioè, hai buttato i soldi col Mose? I veneziani non hanno colpa. Vabbè, dai. Arrivederci, signora. Di nuovo. Grazie. Tutto il dibattito che c'è adesso di responsabilità politiche. Sicuramente potevano far prima e far meglio e non mangiare tutti i soldi che hanno mangiato. Perché non serve più. Infatti, come si chiama la tua moglie? Adriana. Adriana parla, Adriana sì. Spigne. Che dice Adriana? Anche... Non serve più di tanto adesso il Mose, arriva fino a una certa altezza. E qua e l'abbiamo dopo... superato. E dopo? Signora, però, sta roba ci serviva. Certo. Perché io mi ricordo quando ero lì, c'erano le proteste contro il Mose. Sì, guarda. Sì, sì. L'avevo sempre detto. Quindi diciamo metti tutti nel guazzabuglio insieme? Non so. Gli esperti che basta mangiare. Sì, gli esperti, poi stanno pure i politici. I politici, mi serve del nostro ex presidente Galan. C'è il suggeritore della... Scusa, ma visto da Roma, poi magari... Scusa Adriana, però un po' fa così, o lasci fuori? Il nostro ex sindaco Cacciari, che ci ha detto stivali e via. Ha ragione. Diciamo che mi sembra pragmatico, stivali e via. E invece Zaia che parla di questa cosa come se lui fosse del Molise. Io penso che Zaia si sia sempre dato da fare. Gli amministratori locali la buttano tutto sullo Stato, sempre su Roma, però alla fine qua governano da un po'. Sì. Ma c'è voto adesso il primo dicembre? Sì, per l'autonomia amministrativa. La separazione da Mestre, ci separiamo da Mestre? Io ho sempre votato sì. Sì, ci separiamo sì. Da Mestre. Voterò ancora sì. Grazie mille. Allora, qua ci sta un, avete visto, un dibattito anche generazionale a un certo momento, perché Mattia ha fatto capocella, è entrato nella casa per discutere con Adriana che stava sulle scale dicendo però si sapeva perché voi avete fatto le manifestazioni quando eravate più giovani. Sì, quando eravamo ai tempi del liceo. Ai tempi del liceo, che erano i tempi del governo Berlusconi in cui si varava il Mose, diciamo esatto, così. C'è la famosa foto Berlusconi, Zaia, Galan, il Cardinal Scola. All'inaugurazione c'erano le manifestazioni sia a terra, a Santa Elena, che anche in acqua con i barchini. E niente, e appunto le responsabilità, dopodiché c'è questo, tra l'altro voi avete un voto il primo dicembre. Sì, questo referendum per la separazione... Per l'autonomia amministrativa fra Venezia e Mestre, ho capito bene? Esatto, perché adesso è un comune unico, comune Venezia, che include la terraferma Mestre Marghera e Venezia e le isole. Ecco. C'è anche questo, diciamo, nel dibattito su questa vicenda qua. Andiamo avanti. La prima volta. Si sposta anche così, come vedete. Holly came from Miami, FLA.
hitchhiked her way across the USA. Plucked her eyebrows on the way, shaved her legs in the heat of the shoes. She said, hey babe, take a walk on the wild side. A quanto siamo? 145, quindi? Chiamano l'una e mezza, hanno spostato di mezz'ora la previsione, 160, si è alzato un po' di scirocco. Si è alzato il vento. Mi spieghi qua la cosa dello scirocco? Lo scirocco è un vento che viene da sud, prende l'Adriatico e spinge piena l'acqua. E lo tira addosso a Venezia? Sì, quindi in laguna spinge da sud, la tiene sempre alta. Ho capito. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Certo, se vedono sti volantini, Zaia Company. Venezia. Venezia? La Lega l'ha sempre respinta. Ma è sindaco da adesso di che è, scusa? Sindaco da adesso, vabbè, il primo di centrodestra nella storia. Lo so. Quindi ci siamo cascati anche noi. E vedi, è inutile che te tiri fuori da sto problema. A un certo punto, lì, a un occhio distratto, quale il nostro, che non conosce, uno vede tutta acqua e comincerebbe a camminare. Quella non è tutta acqua. Quella è l'acqua che ci sta sempre e l'acqua che ci stava eccezionalmente. Quindi, se uno non sta attento e oltrepassa una linea bianca che non si vede tanto perché l'acqua non era proprio limpidissima, finisce nel canale e va, comincia a nuotare. E ce ne siamo accorti così e così. E Pier Francesco decide pure di fare le prove, lui. Ok. No. Cioè, se uno va qua... Ancora, poi... No, fermo, cascata, fermo. No, no, però... Candy came from out on the island. Allora, quasi... tutti, no, ma tanti di questi... negozi univano, diciamo, l'utile al dilettevole, dove l'utile era questa paratia appunto messe per bloccare il più possibile e il dilettevole così c'era un po' di satira fatta sul, sul tutto, sul Mose, insomma, a tema unico. Lui è il farmacista. Even when she was given head, she says, hey, baby. Questa è la farmacia. Sì, letto. Delle barche che non portavano i medicinali perché con l'acqua alta non passano sui punti. Qua c'è tutta la farmacia allagata. Sì. Perché gli avevo chiesto, ma i bancomat funzionano? E t'ha detto, no, non funziona niente. Poi arrivi qui alla farmacia e il distributore automatico dei preservativi funziona. Però. Non so che progetti tu abbia questi due giorni, Pier, però... 149, ah, questo è... effettivamente questo è il distributore dei preservativi, esatto, funziona, acquistali col cash. Allora c'era lui che era l'uomo d'angoscia, nel senso che ogni 200 metri fatti, che lì valevano tipo a 2 km, e diceva 147, 147, 147, 148, 148, e dai. E comunque era prevista, diciamo, l'apice, no? Verso prima mezzogiorno e mezza, poi verso l'una doveva arrivare a 160, avete visto sui giornali la grande paura, quindi si monitorava minuto per minuto. Poche onde. Il punto di rottura. Sera. Vedete qua lui dice poche onde, cioè camminate piano, non fate onda, perché se fate onda l'acqua va di là. Qua eravamo proprio arrivati al limite per quanto riguarda questo posto, per esempio, no? Motivo per cui non passano neanche i vaporetti, le imbarcazioni, è tutto fermo quando la situazione è questa. Perché noi muovendoci facciamo onda e quindi creiamo ulteriore disagio. Prima le barche non passano perché non passano sotto i ponti, altrimenti... Sono grandi gli stivali. 45. 45 eccessivo. Che numero porti? 39. Questo passa il convento. Ma è una gioia. Si dice pure qua, ma è una gioia. Sì. Se pensi che al mare sta roba si fa per tonificare le gambe, qua si fa normalmente. Era vero, dopo Miss Italia avere un papà nero. Non è parvero, un papà nero, che ascolta le mie canzoni in Venezia, porta il sentiero africano. Finché non tirare una frisi qua. Com'è? Com'è? Era dentro. Guarda. Che è il negozio questo? No, magari negozio. È a casa tua. L'altra volta era quasi 30 centimetri di acqua dentro casa. Martedì scorso che va avanti qua. Questa sarebbe la quarta volta che entra qua. La quarta volta, ogni volta. Perché ha fatto male qua, no, capito? Non funziona niente qua. L'acqua. L'altra volta quasi su materasso, mancava così. Fino alle 3 hanno detto, no? Fino alle 3 del pomeriggio. Vedi che fino alle 3, adesso a l'una e mezza. Un'ora e mezza. Ancora un'ora e mezza. Ci vuole crescere qua. Vale. Oh, un bocca al lupo. Ah, grazie. Crepi un po'. Ciao. Ciao.
Per muoversi tra le isole non ci stanno i vaporetti dopo 140 centimetri? Sì, viene garantito solo il servizio di traghetto e 140 in poi tutto sospeso. Scusa, Pier. Non ho ben capito questa idea. Cioè adesso un po' di dondolamento dell'acqua. Uh-huh. Ecco, guarda come ti casca in acqua. Questa era ancora una cosa mai provata e questo è un momento più vicino alla fine della telecamera che abbia mai visto in questo tipo di esperimenti così di Pier Francesco. No. Vuoi fare dondolamento dell'acqua? Lascia stare, non fa niente. Pier. 147. Li scende? 147. Scende molto lentamente, ma scende. Questa è la roba che avete tirato fuori dalle case, sì. A Pellestrina, sì. In una giornata? Sì. Ma voi che state facendo? State andando in giro per le case? A chiedere se qualcuno ha bisogno. Voi siete veneziani? Sì. Fieri. Veneziani fieri, cioè bussate alle porte, che fate? Noi abbiamo bussato un paio di porte, adesso tutti erano più o meno a posto, tutti ormai hanno perso, cioè... Quindi la situazione più critica, da quello che hai visto tu, è a Pellestrina, dove siete, sì, stati ieri. Volontari del Pordenone? Sì. Allora, camminando succedeva sempre più spesso di incontrare dei gruppi di persone che facevano cose e uno diceva: voi che siete? Noi siamo volontari e che fate? Bussiamo alle porte, un po' tipo Memo, no? Nel senso, bussiamo alle porte e che fate? Mandate alle... No, prima c'era in realtà un coordinamento, c'era Venice Calls, si chiamava. Un gruppo di ragazzi, ha provato a lanciare. Dopodiché, proprio mentre noi stavamo lì, è uscito il loro comunicato ufficiale che diceva: perché siccome ci sono dei problemi legali, non ho capito. Sì, assunzione di responsabilità. Assunzione di responsabilità, purtroppo è stato bello finché è durato, ma ci sciogliamo qui in questo momento, quindi non c'era neanche più questo punto d'aggregazione virtuale. Quindi c'erano questi gruppi di persone che si muovevano un po' a casaccio per la città dando aiuto. Li riconoscevi perché mediamente avevano un secchiello, una scopa o... E vabbè, comunque, tanto volontariato spontaneo, fra cui questo gruppo che viene da Pordenone, venivano questi. Propaganda? Bravo, Diego, fino in Australia. Ogni tanto vedo, ripeto, io non sono comunista, voi siete tutti comunisti. Ma che ti ha chiesto niente? Andiamo bene. Però sono contento che siete seguiti ormai in tutto il mondo, dove c'è una comunità italiana, che sia Stati Uniti o Australia, ci siete voi. Ma perché tu stai in Australia? No, ma ho visto che ti scrivo, mi occupo di Russia. Di Russia? E non sei comunista, ridillo. No, non sono, come mai lo sarò. Vabbè, tranquillo, tranquillo, dai, via. C'è l'acqua, dai. Dai, comunque, bravi, dai. Ciao. Ecco, vedi. È stato un punto, era esattamente lì, un punto d'acqua alta particolare dove si concentravano tutti quelli che ci guardano, no? E è arrivato lui e poi è arrivato lui. Quello era un pugliese che stava a Pordenone, non comunista, che si occupa di Russia, e poi è arrivato lui. Sei in grande! Ho detto: che c'è? Chi è? Era lui. No, te seguo sempre, no. Mannaggia, mi sei. Ma te dove sei? De Roma, e che fai qua? E indovina, me l'ho detto, ma non partì, non andai. Invece non la vedessi a me, da questo ed altro. Voglio vedere com'è la situazione. Ah, sei venuto per curiosità tua? Sono venuto per curiosità, voglio vedere la gente come sta, voglio respirare proprio quello che respirano i veneziani. E ti sei incollato il trolley qua? E mi sono incollato tutto, sì, ecco, però guarda. Dico che vale la pena, guarda, vale la pena, sono contento. Ecco, signora editoriale della famiglia. Te devo dire l'entusiasmo proprio, c'è sano entusiasmo. Ma dove c'è l'entusiasmo? Poi non è che c'è gente che è incazzata. Uno qua, beh, la signora sta un po' incazzata, ha detto, si sono incollati i coglioni. La signora, qualora non si è capito, lei, io ho detto: ti sei incollato il trolley, lo dico per fuori al raccordo, ti sei caricato il trolley. La signora più letterale ha detto: si sono incollati i coglioni, e poi mentre passando, è stata proprio una sceneggiatura perfetta, scritta, e lui diceva: ma qua c'è un entusiasmo, c'è un'energia. Ha detto: ah, boh, sì, tutto è relativo, tutto è interpretabile, questa è... Ma non è finita. Chissà da quanto tempo è che sei qua. Buona giornata. Grazie. A quel punto decido di mangiare una pizzetta che mi viene gentilmente offerta. Un gesto semplice in qualsiasi città, non qui, non lì, perché succede questo, cosa? Ciao, la pizzetta. Tipica pizzetta bagnata. Pizzetta. No, oddio. Come fai, sta attento. Ma sei matta, oh. Appia la pizzetta, torna. Adesso mangia la pizzetta mia. Non arriva a piedi. Ah sì, chiediamo la pizzetta. Un'aquila reale, che è? Cormorano. Una magoga. Una magoga? Che cazzo è una magoga? Prego, prego. È una magoga, no? Allora, praticamente, che tu vuoi dire? Una magoga, gabbiano reale in italiano, un animale
di un'intelligenza, una capacità. Ma una roba, una vista soprattutto. Tra l'altro è stato cercato, hanno cercato di combatterlo addirittura con dei falconi, un falconiere, e hanno affogato il falco in laguna. Ha vinto la Magoga. La Magoga ha vinto. Ecco, la Magoga, se voi tirate fuori una pizzetta, una briciola in quel posto lì, arriva impicchiata nel giro dei 3 secondi sulla vostra testa e cerca di sottrarla. E la Magoga è una bestia così, sta Magoga. Ma non è finita, perché noi a quel punto giustamente dice: oh, Pier Francesco gli ha dato una pizzetta. E Francesco stava cercando di fare bancomat in quel momento, lui poverino era, stava lavorando a suo modo. Vieni, minestrino, pasta fagioli, noi diamo da mangiare per la gente che ha bisogno di un pasto caldo. Dico, a sto punto hai detto che aiuti che c'ha freddo, ah, una cucchiaiata di questo, dai. C'era una pizzetta del Pierro. Mazza, oh, che puntualità! Finché te la mangi non ti posso venire vicino. Eccolo. Ma che sei matto? Ma voi vi divertite così? Finita? Allora, pare che a Venezia si faccia proprio, è un gioco che fanno i turisti, che amici, gli danno una pizzetta e vedi che succede. Andiamo avanti. Cesa. 131. Siamo per entrare nel centro di Venezia, dove ci sono moltissimi negozi griffati. Ci avviciniamo a San Marco di Alto, qui l'acqua è ritornata, è molto basso. Prima stavamo più in periferia, diciamo. Sì. Venezia che muore, Venezia appoggiata sul mare, la dolce ossessione degli ultimi suoi giorni tristi, Venezia la vende ai turisti, che cercano in mezzo alla gente l'Europa o l'Oriente. Qua roba di lusso. Qua roba di lusso. Ah, via, tanto hai prelevato, no? Sì, sì. Una brocca a 1790, la possiamo portare come ricordo del suo viaggio. Qua c'è il ponte di Rialto. Il business è ripartito. Il business è ripartito. Non so se a Venezia si dice, ma c'è un modo di dire a Roma, per dire ammica sono stupido, si dice ammica piscia dal ginocchio. Lei invece pisciava proprio dal ginocchio. La prima volta che vedevo un detto popolare, lo vedevo davanti a me. L'avevo... La prima volta vedo veramente uno pisciato al ginocchio. Basta, ti domando, ne diciamo. Vai via, regalaci la tua Venezia. Vai. Ti provo. Questo piccione annuncia San Marco? Sì. E te facevi le manifestazioni contro il Mose? Eh sì, 2002-2003 me le ricordo. La prima pietra mi pare che Berlusconi venne a posarla nel 2003. Tutti i veneziani giovani di quel tempo erano coinvolti. Ma non perché eravamo dei geni. È stato spiegato da dei tecnici che quest'opera era già vecchia quando l'avevano deliberato di farla e che avrebbe causato un sacco di problemi alla città. Adesso non so, dicono tutti che sarebbe il caso di completarla in tempi brevi perché abbiamo speso un sacco di soldi. Per ufficializzare che non serve a niente. Esatto. Almeno ufficializziamolo al 100%. Sono molto spaventato. Dice che è fatta al 94%. Sì, sì. E tutti i leghisti da questa roba ne stanno uscendo indenni oppure un po' ammaccati pure loro? Da quello che sento hanno scaricato tutto su Roma. Sì. In pochi si ricordano che quella maggioranza sarà composta dalla Lega e da Berlusconi. Quindi non l'abbiamo interdetta. Questo è San Marco. Piazza San Marco, sì. E guardo alzarsi alla sera il fumo. Non andare adesso in ansia da prestazione.
Venezia è un albergo, San Marco è senz'altro anche il nome di una pizzeria. La gondola costa, la gondola è solo un bel giro di giostra. Stefania d'estate giocava con me nelle vuote domeniche d'ozio. Mia madre parlava a sua madre, vendeva Venezia in negozio. Venezia è anche un sogno di quelli che puoi comprare, però non ti puoi risvegliare con l'acqua alla gola, è un dolore a livello del mare. Il doge ha cambiato di casa e per mille finestre c'è solo il vagito di un bimbo che è nato, c'è solo la sirena di Mestre. Ciao. Ciao, un applauso a Pier Francesco Cetriniti per buona parte delle immagini che avete visto. Comunque quella era Piazza San Marco, noi abbiamo scavallato, diciamo, il momento di acqua massima di quella giornata, l'emergenza è stata relativamente superata, stiamo sempre in una situazione ultra eccezionale, diciamo, sempre, diciamo, competitiva negli ultimi cento non so quanti mila anni di storia, eccetera eccetera, però comunque non era come quella del martedì precedente. Questa è la libreria che si chiama Acqua Alta, è proprio il nome della libreria. E... è passato Matteo qua, no? Mi rendi conto delle migliaia di libri che abbiamo perduto? Sono tutti bagnati, tutti bagnati. Tutto quello che vedi qua è tutto da buttare, è finito tutto sotto acqua. Sono migliaia di libri. Come si riparte adesso? Si riparte, come tutti i giorni. Venezia è ormai quasi più un parco giochi che una città d'arte. La gente che arriva, vorrei sapere quanti in realtà alzano il naso, guardano una bifora, un palazzo importante, carino, oppure si fanno solo un selfie, niente di più. Tu sei? Io sono Lino. Quindi va meglio rispetto a quando è venuto Matteo? Beh, noi abbiamo avuto 2 tonnellate di volontari che ci hanno aiutato, è stata una solidarietà incredibile. Grazie, ciao, ciao. Del PC, merito della democrazia proletaria. Intanto c'è un applauso alla libreria Acqua Alta e a Matteo Magorre che c'era andato qualche giorno fa camminando. Mi fermo a parlare con lui. Lui è Paolo e insieme alla moglie e altri ragazzi stanno ripulendo questo negozio. E mentre passo lo sento che mi fa un elenco di partiti, diciamo, perché il Partito Democratico, il Partito Comunista, Democrazia Proletaria. Io su Democrazia Proletaria dico, mi fermo un attimo, cioè nel senso che c'era, come dire, c'era troppo, cioè si andava molto nel dettaglio. E comincia questa conversazione. Io merito DEATC. Democrazia Proletaria, mi hai detto, non la sentivo tutti, di più. Tutti i partiti che ha fatto merda Venezia. Tutti quanti, tutti i partiti che ha fatto merda, si è cacciato ai cavaletti. Tutti, siamo senza distinzione. Pure i più recenti. Dimmene uno. No, perché mi hai nominato roba che non esiste neanche più, quindi. Dimmene uno. Che ne so, la Lega. La Lega? Dai, Oli, tutti quanti. No. I 5 Stelle? Ma tutti. No, ma stammi attento, ma da quanti anni è venuta la prima quarta? 66, 53 anni. Quanti partiti si è venuto su? Allora, come che cantava Lino Gaetano? Come cantava? Di CPC, più. Tu l'hai votato tutti questi partiti? Quasi tutto. Lo vedi che qualche responsabilità ce l'ha pure te. Ti vedi? Adesso non ho avuto più nessuno. Che fai qua te? Facciamo perle di vetro, come i coglioni. Vabbè.
realtà è questa. Stammi attento. 53 anni e ancora con l'acqua alta, si è morta una persona. Non riesci a quantificare economicamente quanto questa roba ti ha... Un forno, due forni. Sai cosa ci hanno detto? Che dovevamo avere una macchina come la tua perché dobbiamo scaricare su un dischetto in alta definizione. Una macchina intendi la telecamera? Sì. Ah, per provare che ci sono stati danni? Com'è se che mi faccio con 2 metri di acqua a far filmato in alta definizione di me? Cioè, quindi tu prima di buttare fuori 2 metri di acqua devi far filmato? Sì. Per i soldi, per i risarcimenti, per dare i soldi. Vabbè, questa l'abbiamo fatto noi, no, nel senso, se te serve. Quello là è il disco Leone di San Marco che c'è sul tavolo del Gran Consiglio Comunale che avremmo fatto noi altri. Dillo al sindaco allora. Ma cosa butta che dica il sindaco? Cosa cazzo che vado a dire? Ah, non lo so, che ne so. Adesso il commissario straordinario ti va a dare... Che puttanai che salta fuori. Ma adesso rivotate pure il 1° dicembre? Sì, far di vedersi. Da mestre? Sì, sì. Ero sempre stato per il no, adesso voto sì. Ma per un pericoglioni. E se venio Brunetta, e se venio Berlusconi, e se venio Conte. Dai. Tu sei a Pellestrina, vai a vedere a Pellestrina. Entrava l'acqua dai finestre, a metà finestra. E se è morta anche una persona. Capisci che la vita non ha più un senso. La vita ha un senso? No, gli fa morire una persona malmose. Noi lo tiro su. Lo sai perché non lo tirano su il Mose? Perché non va. Non va. Non va. Perché nel momento in cui loro lo tirano su, emerge che il Mose non va. Stai attento. Qua abbiamo perso il senso della realtà. Il distacco tra la politica e la realtà è completamente... C'è una frattura totale. Tu mi sembri uno comunque politicamente interessato, mettiamola sì, così. Sì, assolutamente sì. Quindi prima avevi perché una... ci voglio bene alla mia città, stammi attento. Ci voglio bene. Cioè mi dicono, ma sei veneziano? No, prima sono italiano e dopo sono veneziano. 7 giorni che siamo con l'acqua alta. Noi apriremo il lavoro fra 15 giorni. Sai quanta fogna c'è entrato qua dentro? Basta. Anzi, questa roba comunque avete salvato. Ma adesso dimmi, sto forno qua è 1/4 metro cubo. Si è perso. Guarda i danni del sale. Il sale risale, guarda, butta via tutto. Ma fa male il cuore. Mi dico dito a me, figlio, studia e va fuori Italia. Va fuori. Guarda che sei il futuro, sta mettendo. Ma ti pare che possiamo avere un futuro? Possiamo avere un futuro. Continuiamo con Paolo dopo la pubblicità, tra poco. Qui. Allora, stiamo raccontando l'acqua alta a Venezia, però nel frattempo c'è una riunione importante, ci fate un aggiornamento rapido su quel che è accaduto? C'è stato un incontro tra i vertici di Mittal, e quindi l'ex Ilva diciamo, e il presidente Conte e i ministri Patuanelli e Gualtieri. Sì. È appena finito, c'è una nota alla presidenza del Consiglio. Si parla della disponibilità da parte dei signori Mittal, ve la leggo, si sono resi disponibili a avviare immediatamente un'interlocuzione. Eccole qua, questo è l'incontro. Per un percorso condiviso. Si parla anche dell'ipotesi di un coinvolgimento pubblico. Bisognerà approfondire, ma da questa prima nota sembra che insomma, qualcosa si sia mosso in direzione di ritrovare un accordo con l'azienda. Poi va bene, grazie Francesca. Nei dettagli. Ovviamente seguiremo. Seguiremo la vicenda. Altro? Paolo aveva un dettaglio in più? Sì, che Conte, dall'altra parte, il Presidente del Consiglio, si impegna a rinviare l'eventuale inizio del processo se Mittal si impegna adesso a mantenere quello che... Della battaglia legale più grande del secolo. Com'era? Okay, se viene garantita la protezione, si legge. A seguire la vicenda, ovviamente, di Taranto abbiamo parlato una settimana fa, torniamo a Venezia, qua siamo nella bottega di Paolo, che sta facendo un suo sfogone, diciamo, sulla situazione. Io lavoro con te. No, parlo in città. Va via! Ma perché qua c'è talmente semmasso i cavei? Basta! Fa pena per le prossime generazioni, perché siamo ingovernati. Guarda, l'unica che faceva il merletto sul vetro a pennello. Lei. Lei. Ed è l'artigiana. Sono io l'artefice. Stai mettendo, bisogna che sti fiori qua, Chapiman e la situazione e chi cambia l'Italia. Basta. Ma gli altri che abbiamo fatto io, mica con 60 anni, che abbiamo fatto io tutti quanti. E mi dispiace dire che abbiamo fatto io. Tu quando avevi l'età dei figli tuoi facevi politica? Sì, sì, perché io penso che l'uomo sia politico. Ogni scelta che fa è politica. Ma facevi a sinistra? Oddio, sì, con sì. Democrazia proletaria? Sì. Per dire Democrazia proletaria vuol dire che c'eri stato. Ciao. Tana per Paolo, Democrazia proletaria, diciamo.
Grazie, in bocca al lupo. Arrivederci. Ciao. Grazie. Delle 9 acque alte più forti della storia, 5 sono state negli ultimi 19 anni, 3 negli ultimi 5 giorni. C'è una compreso tendenza. Oggi. Sì, compreso oggi. Oggi è stata una delle più alte degli una ultimi. Una delle 9 più alte degli ultimi 100 anni. Oggi. Oggi. Hai fatto lo spritz, adesso andiamo a cena. Da Ignazio, ristorante storico. Buonasera, ragazzi. Prego, da questa parte. Abbiamo perso in primis la lavapiatti e la lavabicchieri. Quindi adesso c'hai i miei bicchieri sporchi. Quindi esatto. Si sta continuando a vendere l'anima al turista, fanno venire fuori anche appartamenti da scantinati che non so quanti siano andati sott'acqua questi giorni. Quindi a Venezia c'è più turisti che veneziani? È un esodo inesorabile. Se continui a preservare solamente il turismo, a volerlo sempre più ingrassare, via le navi, via gli scavi. Mazzaia chi è? Mazzaia è stato il braccio destro di Galan per tutti questi anni, ma vogliamo continuare a parlare di io non so, ma come mai non è finita quest'opera? Vi siete mangiati tutto sulla pelle nostra e adesso sono tutti a pulirsene le mani. Chi fa la spesa? Siamo noi che per la quarta volta in una settimana abbiamo rimesso a nuovo un posto. Sono esanime, sono stanco, non ne posso vabbè, più però. Sono incazzato come una biscia perché ragazzi non capite cosa si prova. Dammi il vino, va, che mi alleggerisco un attimo. Io poi manco ti ho fatto la domanda, sei partito da solo prima, là io stavo, ho detto ma fammi andare a sentire che dice. Tu stai scatenando un putiferio di rabbia repressa. Il giro economico è molto grosso, c'è una fetta grossa per chiunque, il tipo di malaffare lo vedi ovunque in questa città, però la gente continua a romperti le scatole se metti la musica dopo le 10 di sera, capito? Chi è che ti rompe le scatole? Le vecchie, è pieno dei vecchi. Le vecchie. Madonna. Ho capito, ma manchi i vecchi vai più. Non siamo un presepe, non siamo Atlantide. Proprio in nome di quel modello turistico che viene portato all'esasperazione fino ad avere 30 milioni di turisti che arrivano in città ogni anno, che tu non fai manco più in tempo a uscire di casa, che già vieni preso a spallate da qualcuno perché deve fare la foto meglio di come gli sta venendo in quel momento. Sì, sì, pure noi oggi abbiamo fatto le foto. Ecco, hai capito. Il modello unico che viene portato avanti è un turismo esasperato, per nulla sostenibile, per nulla preservante di quelle che possono essere tutte le classi di artigianato che ha questa città da sempre, sempre più sostituito da bigiotteria di basso rango che sta riempiendo la città. Tutte le sedi universitarie di cui si sta parlando le portiamo a Mestre. Si sta, tra virgolette, cercando di spogliare un territorio del proprio tessuto sociale originario per renderlo sempre più una Disneyland a cielo aperto. Ok, che si mangia? Che si mangia? Perché... Com'è, rifalla un po' la sigla? Ma non ci stanno. Un applauso a Roberto, alla sua imitazione di Roberto. Dopodiché, come cambia la città da un'ora all'altra, così. Nessuno. Non ci sta nessuno. La metamorfosi della sera. Sì, quel che accade è che la gente o se ne torna a Mestre o se ne torna in treno in giro, così, e la sera finalmente ritorni a vivere un po' la quiete di sta città. Sì, manco tanto, c'è nessuno, troppa quiete. Guarda, fidati, a noi dà proprio respiro. Oh, no. Sì, sì, no, vuoi dire che siamo proprio solo noi. Ecco. Volevo dire questo, e che ore è? Sono le 11. Coppia. Va tutto bene. Io sto ancora vestito da palombaro. Terzo piano l'acqua non arriva, no? Ciao Pierre. Ciao bello. Io me l'avevo statuto. Buonanotte. Ciao. Il maltempo che flagella l'Italia, che violente raffiche di vento, rami cadute, strade allagate, un fiume di neve e ghiaccio. La marea si ritira, ma la guardia resta alta. Giorno dopo. Le gondole vanno, i giapponesi sono tornati, mi pare tutto a posto. Buongiorno Venezia. Buongiorno Piazza, come va? Diego, tutto bene. Si è asciugata tutta la piazza. Guarda, siete una città strana comunque. È vero. Ed ecco qua.
qua il giorno dopo, la stessa piazza che avete visto allagata sta così. Buongiorno Francesco. Buongiorno. Vabbè, ha sbilanciata subito sta barca. Decidi dove metti. Allora, tutti quanti ci avevano segnalato un posto che stava messo peggio di altri, vale a dire Pellestrina. Pellestrina è un'isola che fa parte sempre del comune di Venezia, che sta davanti a Venezia. Ed è proprio una fettuccina di terra, lunga, lunga, stretta, stretta. E noi prendiamo una barca, grazie a degli amici di Mattia, Francesco e Ilaria, se non sbaglio, che ci portano là a vedere. Il Mose è sott'acqua, una delle poche porte dove si trova il Mose è qui. Qui. Qui sotto, sott'acqua. Qua sotto c'è parte del 94% del Mose. Esatto. Però aspetta, prova da alza un attimo l'elica, perché ha fatto un attimo. Ecco, ecco adesso. Un movimento non tanto bello. Ok, abbiamo preso un delfino, che è successo? No. Cazzassino. Dove vai? Via, dove vai? Vieni, buono, ma i cappotti tutti. No, magari se pure si sarà attorcigliata l'alga di Dolorica. Si è attorcigliata l'alga di Dolorica, ha deciso Piero. A me pare che andiamo così bene. Hai sentito come andavo? Hai sentito? Ok. Quindi che abbiamo trovato? No, tutto a posto. Tutto a posto, non è successo niente. This is my island in the sun, where my people have toiled since time begun. I may sail on many a sea, her shores will always be home to me. Buongiorno. Quanta roba avete portato via? A fino ad oggi 800 metri cubi. Frigoriferi, mobili, suppellettili. Oh, island in the sun, built to me by my father's hand. All my days I will sing in praise of your forest, waters, your shining sand. È la gita scolastica per le strutture. Fino a dove era l'acqua? Guarda, fino qua. I mobili andati qui sotto, tutto, sono tutti persi. Ma quasi tutti qui, pian terreni, sono andati tutti sotto. E l'acqua ha passato dalla muretta là, è venuta di qua. Le pompe non ha preso, c'era anche il mare che veniva, no? Non era mai successo prima? No, è successo nel 66, come che stavolta è venuto più alta di tutte, è tanta paura. Qua c'è passato Conte? È passato per di qua, e cosa fa Conte? Speriamo che fa qualcosa, vediamo. Ma questa che è una gita, una scolaresca? È venuto qui a barca, eh. Ma perché sono venuti qua, secondo te? Non so, forse sono curiosi, chissà, sono venuti a vedere Pellestrina su... come sotto l'acqua. Sotto l'acqua. L'ho già guardato, non ho visto che l'ho visualizzato. When morning breaks the heaven on high, I lift my heavy load to the sky. Sun comes down with a burning glow, mingles my sweat with the earth below. Oh, island in the sun, built to me by my father's hand. All my days I will sing in praise of your forest, waters, your shining sand. I see women on bended knee, cutting cane for their family. I see men at the water's side, casting nets at the surging tide. Oh, island in the sun, built to me by my father's hand. All my days I will sing in praise of your forest, waters, your shining sand. Sad the time I'll ever miss the gay-colored skirts as they turn and twist. Let me always hear soft guitars and a maiden's voice beneath a thousand stars.
10 panini ce l'hai? Sì. Allora, intanto un paese che si sta asciugando, mo detta così è una frase che non vuol dire niente, ma è quello che ho visto camminando per Palestrina, che ripeto è parte del comune di Venezia. Tutti quanti hanno tutto da buttare, quindi mobili, frigoriferi, forni, sedie, avete visto? È quello che non si deve già buttare, si cerca di riutilizzare e di far asciugare. E a un certo punto, insomma, parecchi ristoranti sono chiusi, quasi tutti, e andiamo a risolvere il problema del pranzo in questo alimentario. Puoi fare direttamente tu? L'altro giorno vedevi quanto pesce che andava buttato via, anche là ci fosse stato un po' di intelligenza. Mettevi su una bella cucina, facevi da mangiare a tutti, tutto quello che abbiamo buttato via era tutto recuperabile. Festa grande nell'isola. Ma io ero qui, sai, con un metro di acqua dentro, a dare strofinacci per asciugare le case, che altrimenti avevano anche la fogna in casa. Mm. E neanche le fognature dentro. Caca! Capito? Non capisco. Ti tagli del salame per 3 panini. 2 panini mi fai la porchetta. Com'è la storia del Mose Agosto? Mose lo tireranno su in agosto, no? Quando l'acqua è molto bassa nei porti, ci sono le ragazzine che prendono il sole. Vabbè, quindi... Vedi questi enormi sassi che escono dal mare e dicono tutti... Che alto sto montagna! Questa non viene più l'acqua pedestrina. Questo è il Mose. Ti ha fatto il panino a Conte? A Conte no, a Conte gli hanno detto devi andare a Palestrina. Lui ha detto dove in Palestina? Credeva che Palestrina fosse in Palestina. Comunque non sei da fare domande niente. Perché ti scrivi Paglioli intanto, sempre Paglioli che va. Gli altri adesso non per vantarsi. Noi veneti non è che ci piangiamo addosso, ci tiriamo sulle mani che andiamo. Quello a prescindere dal fatto che... Che siamo veneti o siamo di cani cattivo. Bisogna fare così perché se aspetti quella gente lì. Loro ti conoscono nel mese di novembre, nel mese di giugno, quando hai dare le tasse l'acconto, poi ci sono le tre rate dell'immondizia, loro là ti riconoscono sempre. E comunque questi qualcuno certo, l'avrà qualcuno votato. Qualcuno li ha votati, sì, quello è il male dell'Italia. In Italia ogni cosa che si fa si dovrebbe fare un referendum. Sì, Io sì, per me sì. Non famo altro poi. Vedere se l'italiano è contento di quello che voi loro veramente dicono e fanno. Vanno bene così per tre, sì, no? Ah, perfetto. Dai, va bene, dai. Ok. Siamo il paese più ridicolizzato del mondo. 5-6 miliardi un'opera. Mi fermo all'Olanda Nova. L'Olanda? Sì. Erano venuti gli olandesi a fare i preventivi, sai, a Venezia. Ma troppo pochi soldi, forse. Se ne spalmeva pochi. No, non era bella, vedi? La diga non era bella. Invece il Mose è bella. Poi c'è la diga. La diga rotta, cioè rotta la diga, scusa, no? No, io tagliato per fare il Mose, no? Perché ti deve solo un passaggio. Cioè, poi c'era la diga, per fare il Mose hanno tagliato. Per diventare, perché? Un spazio per diventare per dentro, se magari siamo al tempo che deve entrare una barca, che deve essere un piccolo porticciolo con una porta per aprirla. A Lido e a Venezia, perché hanno le spiagge e l'hanno fatto. È a Chioggia. Hanno fatto solo rotto pedestrina perché niente non interessa niente ai nessuni. Di tutte le isole, vi sentite quella più di periferia, diciamo. Sì, periferia, siamo niente proprio. Voi siete la periferia di Venezia. Sì. E dove siete voi? E questa è una cosa che non avevo considerato, cioè, oggettivamente, fra tutte queste isole ce ne sono alcune che si sentono più periferiche di altre, trattate peggio di altre, e questo è il caso loro. Dopodiché, l'ultima domanda che ci fa lui è, di dove siete voi? Da Roma? Da Roma, sì. Preparevi, ma vi avviso, ma davvero, un giorno veniamo a Roma. Quando vi pare? No. Vengo tutti a Roma. No, veniamo a buttarla giù. Sono venuto tante volte. Sì. Che è uno zio che abita a Roma, io. Vengo spesso a Roma. Ma zio a Roma ce l'hanno tutti, dai. Sì. Ma noi veniamo mica per voi, veniamo per andare al governo. Ma c'è state già qua? Quanti danni che fermo. Ma voi chi siete? Scusa, fammi capire. Chi che fermo gli altri? Devi solo dire una cosa. Non le facevano pescare, sono di Modi, che lui non Modi c'è partito. Quando dice noi andiamo al governo, chi siete? Io so io, perché neanche poi alla fine sentiremo su le mani che fermo. No, perché i leghisti al governo ci sono già stati. Guarda, i 5 Stelle ci sono stati. Io ne parlo lui come persona. Tu proprio, cioè fai il partito tuo, che fai? No, l'unica persona che ha fatto aperto la bottega per dare a mangiare la tua pedestrina e l'aereo. Ma infatti non voglio... questo qua in canton. Non voglio sminuire, volevo capire quando dice noi andiamo al governo, chi siete voi? Cioè sei tu, cioè... Ah. Io non posso... Tu, ok. Beh, no, vabbè, ma sorpresa. Bello... Sorpresa. Ah, sorpresa. Si era lanciato, diciamo, veniamo a Roma, poi ci ha pensato, ma forse a Roma ci siamo già stati. C'è stato perché tutti questi sono slogan, come dire, che abbiamo sentito tanto tempo fa, ormai l'hanno fatti tutti, l'hanno usati tutti, a Roma ci sono passati tutti, però lui forse pensava una cosa nuova tutta sua, non so, una sardina veneta, non lo so, una cosa con nuovi movimenti crescono, comunque sia personaggio, diciamo, assolutamente utile e autorevole nel contesto nel quale l'abbiamo incontrato ed è assolutamente... rispettato e riverito. Beh, andiamo a mangiare tutta sta roba, grazie. Oh, island in the sun,
Fammo carico piano. Questo originale, no, ce ne sono mica più di questi, eh. A un certo punto, mentre stiamo lì a socializzare, a mangiare, che trovo in mezzo a tutta una serie di gagliardetti del Milan, trovo un cappelletto della Roma. Sto sempre a Pellestrina, a Venezia, in una situazione che so, erroneamente reputo un po' ostile, come dire, no? Veniamo a Roma, dove sei? Ecco, e invece... Non esageriamo, a Roma ci stanno. No, non ci stanno più, te lo dico tutti io. I capelli da Roma a Roma. Ah, me ne ha mandato un romano. Ho capito, io sono romano, ti dico, ci stanno. Diciamo a Pellestrina forse è l'unico. Come ti chiami te? Antonella. Te sei romanista? Yes. Perché nell'82 com'è la storia? C'era il mio amore Bruno Conti, che ha vinto i mondiali. Sì. Era un generoso. Finito i mondiali mi sono detta, ma dove gioca quel giocatore? Della Roma. Avevo 18 anni, ne ho 55, è a guai chi mi tocca Roma. Altri sono milanisti però. Allora, noi siamo milanisti, casa mia, comunque la Roma è Roma. Roma è Roma capitale, che tutti quanti ce l'invidiano. Solamente che abbiamo questi quattro politici che non capiscono un cazzo. Vabbè. Ma boh. Quest'anno andate tutti a Roma, ma che volete venire a fare Roma? Allora dico, veniamo a Roma, comunque no, tutti a Roma, che c'è? E invece lei mi spiega. Venite a Roma come turisti? Sì. Ah, ok, pensavo che venivate a far casino a Roma. No. Ci vediamo allo stadio. Se mi inviti, ci siamo andati, ti vengo a trovare e andiamo a vederci a Roma assieme. Va bene. Ti pago il pranzo. Ma che me, io devo pago casomai se vieni a Roma. Hai mai stato a Roma allo stadio? Sì, allo stadio no, ma visitare Roma sì, 4-5 volte. Allo stadio non ci sei mai venuto? Mai. Tu sei sempre andato all'udienza del Papa 4-5 volte. Che non è la stessa cosa. Non è la stessa è cosa. È sempre fede, però è sempre cosa. Fede. State a Roma del Papa, siamo andati a mangiare. Siamo andati 3-4 volte. Tutti dal Papa se ne andati? Io, lei e il figlio. Allora devi venirci a trovare, sei ospite mio. Ma quando vieni adesso a Pellestrina? Che ne so, non so, però a sto punto già so che esiste. No, ma vieni a trovare. La prossima alluvione, hai sentito mio padre cosa ha detto? La prossima alluvione. Oh, vabbè, lo dite voi, eh. Un bacetto. Grazie. Ciao. Ho visto che c'è. Ho visto che esistiamo. Pellestrina c'è? Pellestrina c'è. Però io sono interista, eh. Vabbè, uguale. Ciao, grazie. Grazie a voi, grazie. Un applauso al bar nel quale siamo trovati. E andando via per ritornare verso Venezia, incontriamo un ultimo personaggio che ci fa un altro racconto. La privacy, giusto. Ma perché c'è sta il tombino dedicato a Cirino Pomicino? Questo è bello. Tutti i tombini di Venezia sono targati Cirino Pomicino. Perché queste cose le ha fatte all'epoca di Craxi, no? Allora, Cirino Pomicino che c'entra con Pellestrina? Cirino Pomicino non c'entra niente. Cioè, qua c'era De Michelis, questo era il regno di De Michelis. Ah, è vero. Sono amici, si sono messi d'accordo. E gli ha fatto fare i tombini? E gli ha fatto fare i tombini. A Cirino Pomicino? E che ne so? E ci ha messo proprio... Ci ha messo il nome e cognome, cioè lui si mette la faccia. Sulla fogna. Per Pellestrina si camminava su sti tombini di Cirino Pomicino, che uno all'inizio è distratto, poi ci fa caso, dice, ma perché? Ma chi è parente? No? E questa la spugna è uscita fuori pure. Sì, no, più che altro le pompe che sono quelle là, vedi dove c'è quel tassello là. Ma queste pompe alla fine non hanno funzionato. Ma perché? Perché il quadro elettrico era basso. Perché giusto? Erano sotto. Sono state fatte male, cioè non ci capisco niente. Certo che sono state fatte male. L'acqua è arrivata fino a qua, si vede. Ah, il frigorifero era giù per terra che galleggiava. Quindi questa è la casa praticamente dove sto d'estate e anche d'inverno. L'importante è che qualcuno in qualche maniera dia un po' di sostegno, perché poi sai a parlare, 5.000 euro alle famiglie, si mette un attimo a dirla. Poi a farla, ciao, qua non ci crede nessuno. E dovete pure dimostrarlo che ci avete avuto i danni. Ah, certo. Giusto, come fare i video, ho sentito. Fotografie e dopodiché ti diranno mostrami le fatture degli acquisti. Ah sì, qui è Venezia. Questa è Venezia. Noi siamo una parte di Venezia. Voi siete la periferia di Venezia. Noi siamo l'avamposto di Venezia che ripara Venezia dal mare. Okay. Il problema è che qua è arrivata la laguna, non è arrivato il mare. Poi quella arriva là che vedi là fuori. Ha fatto effetto piscina, cioè l'acqua che è entrata dentro la laguna non è più uscita. Non è più uscita. Pellestrina è la barriera per l'acqua alta contro Venezia. Meglio del Mose. Poi quando hanno fatto il Mose è un disastro. Non ce l'hanno neanche coi politici, col Mose sì. Ma il Mose chi ha fatto? Cioè nel senso è una decisione politica. Certo, però siccome qua la maggior parte, diciamo, sono leghisti. Qui a Pellestrina? Sì, vabbè, insomma, nel Veneto in generale. No, però non capiscono che il Mose è stato voluto, oltre che da Galan, eccetera, anche da Zaia, che adesso si domanda, sì, sì. Zaia si domanda, ma chi è il responsabile? Sono 20 anni che sei presidente della regione, secondo te chi è responsabile? In più, col danno che ha fatto, che restringe...
certo punto, mentre parlavamo del Mose, arriva Pierfrancesco. C'è posso andare al bagno un secondo? E come? Agisco, quella è l'unica cosa agisco. Che è successo? Io? Ma ti pare? Basta. Qua, primo piano. Scusa, è lui. È di fronte a te, appena sali le scale di fronte a te. Ma dimmi, te. Scusa, lui ogni tanto no, fa così. Dicevo che col Mose, che quando l'acqua arriva, arriva con più velocità. Come ti chiami? Giancarlo. Stammi bene, buon lavoro. Buon. Saluta Pennacchi, poi ama sempre. I fan dei Pennacchi, bene. Mi dispiace, ma ho lasciato per Francesco al bagno. Dai, via. Pierfra! Ti è piaciuto? Ti è piaciuto, molto. Stavo a morire. Tutto bene, Pier? Sì, sono andato a cagare dentro accesso a lui, nato pure te. C'erano tanti problemi, c'è manca solo l'emergenza. C'è manca solo, vabbè, ma qua ce n'hanno tante d'emergenza adesso. Pure le tue. E questo è stato il nostro racconto da Venezia. E da Pellestrina ringraziamo Mattia Roberto per averci guidato e tutte le persone che abbiamo incontrato e che abbiamo intervistato. E cominciamo con la social top 10 di questa puntata, prego. Allora, datemi la bacchetta. L'assegnazione al marito militare, così 30 si è tenuta la casa che aveva da ministra. Questa è una delle grandi discussioni, notizie della settimana. La casa al marito militare della 30, decisamente a un costo conveniente, diciamo così. E grande polemica, grande discussione, prego, andiamo avanti. E dal merito militare al marito militare, diciamo che sono un passaggio considerevole. Non me ne vado, la casa grande mi serve, ho una vita di relazioni. Lei, diciamo, è sollecitata sul tema, ha risposto più volte, questa è stata una delle sue risposte. Secondo me la ministra Trenta ha oggettivamente bisogno di una casa molto grande, in quanto lei più suo marito sono già 31, quindi no, Ma continua, audio, la ex titolare della difesa, quella casa aspetta a mio marito e paghiamo 540 euro d'affitto. Sto costo dell'affitto è cambiato più volte. Andiamo avanti, io offro 5,50, 5,50 la prendo io, perché se è un'asta allora si partecipa. 30, mio marito rinuncia all'alloggio, traslocheremo. Quindi l'altra notizia, questa è del 19 novembre, i gesti spontanei sono sempre i più belli. Questo Francesco Artibani che commenta. Poi aggiornamento sulla casa dell'ex ministra Trenta, secondo la relazione della difesa, per i 180 metri quadrati con doppio salone, 4 camere, 2 bagni, cucina, terrazza, posto auto, pagava 141,76 euro al mese più 173,19 per i mobili, totale 314,95 e non 5,40 come aveva detto a Radio Capitale. Questo è Edoardo Buffoni che ci aggiorna quindi su questa fisarmonica continua del prezzo. Ma c'è anche la notizia che il cane dell'ex ministra Trenta è stato portato al ministero con l'auto blu. Pippo, lo schnauzer nano della ministra, veniva trasportato al ministero tramite auto blu e giocava con i collaboratori della grillina. Quindi l'auto blu del cane c'era l'auto blu della ministra e c'era pure Pippo figo sopra. Piedi. Ma che ne sapete voi della vita delle relazioni che ha il cane Pippo? Informatevi prima di criticare, perché pure lui c'ha una vita piena di relazioni. Quindi... Ma poi in tutto ciò interviene Danilo Toninelli che, rispondendo a una polemica con Sallusti del giornale, pubblica questo documento qua. Eccolo, caro direttore, il privilegio che ho mollato, un bilocale da 30 metri quadrati in zona ministero. Pubblica questo contratto di locazione e nei 30 metri quadrati lui ci sarebbero piano terra, interno 1B, composto da ingresso, soggiorno con cucina a vista, camera due servizi, ripostiglio, arredata. Questo sta nei 30. Quindi praticamente Toninelli ha vissuto qua dentro tutto quel periodo in cui noi gli dedicavamo i prezzi. Cioè, ma no, come dire, pure... stava qui. Ok? A respirare i fumi delle macchine. Ecco. E... forse per cui. Andiamo avanti. A sentire Toninelli, il SUV che si è comprato grazie allo stipendio da ministro è più grande dall'appartamento in cui viveva. Ricordate? Ne parlammo, l'abbiamo fatto vedere. Non è che la ministra Trenta pagasse poco l'appartamento, è che aveva convinto Toninelli a farlo al posto suo. L'attenzione era mal posta. E andiamo avanti, numero 9. Numero 9. Oh, c'è stato questo caso portato
all'attenzione in questo caso da Jan Bremmer, giornalista. Circa 1800, è il 1898, c'è questa foto di bambini in una miniera. Is that Greta Thunberg? Si sofferma l'attenzione sulla foto di questa bambina qui. Questa è una foto del 1898. Subito partono teorie cospirazioniste, tipo se quelle secondo alcuni sarebbe, per le quali secondo alcuni sarebbe arrivata dal passato Greta Thunberg per metterci in guardia dai cambiamenti climatici che sconvolgeranno il pianeta. Eccole qui a confronto le due foto. Qualcuno dice per metterci in guardia dovrebbero arrivare dal futuro al limite, cioè uno ti mette in guardia dal passato, sì, per carità, serve, però andiamo avanti. Scacco matto, ecco qua, risolto subito il problema. Ma se Greta Thunberg viaggia nel tempo, inquina? Perché è facile fare ambientalisti così. Poi uno viaggia nel tempo e fa un casino. Oh, ma voi parlate della sosia di Greta Thunberg, ma non parlate del motivo per cui Di Maio non andrà in Giappone. Non andrà perché lui c'è già stato. E questa è una foto del possibile Di Maio in Giappone. Dopodiché c'è questa pagina, Archeo Travel, dove alcuni così utenti vanno... vengono pubblicate foto di persone che sono andate nei musei a trovare ritratti che somiglianti. È una roba un po' da così, un po' da egocentrici, però questo è un caso, ma ce ne sono altri abbastanza raccapriccianti. Cioè, gente che va nei musei, vede un quadro che gli somiglia, non si sa se è casualmente o mirato, e ci si fa una foto nella stessa posa, eccola qua, questi due sono identici, questo è allo specchio proprio, e ancora... Questo è proprio lui, cioè questo è un quadro fatto a lui, è micidiale questa roba qua. Bellissimo. Impressionante. Ok, remember it is not only Greta Thunberg che ha una foto dal passato, eccola qua, qua abbiamo un Bruce Willis. E ancora, ecco qua, Eddie Murphy, questo è uno sconosciuto del 1890, messo vicino a Eddie Murphy. Qua abbiamo anche Sylvester Stallone, che effettivamente è molto somigliante. E infine Nicolas Cage in una foto affiancata della guerra civile. Prego, andiamo avanti. Numero 8. Numero 8. Avete letto bene, non è un gioco di parole. Nicolas Cage potrebbe interpretare Nicolas Cage in un film su chi? Su Nicolas Cage. Questa è una notizia vera. Durante il casting era stato scartato. Deve ringraziare il produttore. Nicolas Cage se è stato scelto poi. Questo è uno dei commenti. Probabile Nicolas Cage dovrà discutere con Nicolas Cage per l'affidamento della regia a Nicolas Cage. Altro dibattito in corso. Le musiche di chi so? Di Nicolas Cage. Premio Oscar per la migliore interpretazione, a questo punto è probabile. Ma soprattutto in corsa per la parte c'è anche Beppe Fiorello. Attenzione, mai sottovalutare. E Lercio ci fa sapere che Beppe Fiorello interpreterà Beppe Fiorello in una fiction su Beppe Fiorello. Ma soprattutto c'è Alessandro Covato che dice: io volevo che Nicolas Cage interpretasse Beppe Fiorello in un film su Beppe Fiorello, ma fatto da Nicolas Cage. Andiamo avanti. Numero 7. Italia Viva. Italia Viva si è riunita e ha questo stile di comunicazione molto personalizzato dove dice che Gigi spiega che cosa stiamo facendo sulla legge di bilancio, obiettivo evitare aumento di tasse e cominciare da IVA, eccetera, eccetera. Chi lo ha spiegato? L'ha spiegato Gigi. Chi sia Gigi non si sa, ma è Gigi. Andiamo avanti. Perché poi chi c'è? È la cremeria, qualcuno dice Gigi, sì, vabbè, ma è la cremeria. Poi Matteo Renzi ci dice che Silvia, dopo Gigi, ci illusa i 74 miliardi di euro bloccati su strade e ferrovie. Se sbloccassimo finalmente questi denari l'Italia uscirebbe. Silvia ce lo dice in questo caso, ok? Prima Gigi e poi Silvia. Ma chi so? Non lo so. Però arriva Lella. Se sai, è una festa delle medie, c'hanno i bicchieri con i nomi sopra, non si capisce bene. Italia Viva, Lella illustra i 7 miliardi da sbloccare tra porti e aeroporti. 7 miliardi a Lella l'hanno fatto illustrare. Per carità, massimo rispetto. Ma chi è Azora? Perché uno che segue questa roba solo su Twitter cerca dei riferimenti. E qualcuno dice, te la ricordi Lella, quella ricca, la moglie dei proiettili del cravattaro, quello che c'ha il negozio su Artritone? Prego, band. Non fate i timidi. Non volevi credere,
Vai Marco da Milano, vai. Che sono stato io e sono mai grande. A un certo punto qualcuno deve cantare, cioè c'è sta sta cosa nelle canzoni. Doveva cantarla Bob questa, adesso Bob. Chiariamo bene i ruoli. I ruoli. Poi c'è... Guarda che Bob è anche cantante. No, Bob non l'ha voluta cantare, perché è sempre così. Si tira indietro l'ultimo momento. Eh sì, ma pure te, soprattutto se non ne sai. Ok. Polemica. Andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti. A Torino, con Italia Viva, per presentare il piano per Italia Shock, miliardi da sbloccare, infrastrutture, periferie, investimenti verdi. Questo è l'account di Maria Elena Boschi, che si fotografa con Davide Faraone. Ma salutate Lella! Perché ormai la gente vede solo Lella, Italia Viva. Ancora. Ed eccolo qua, incontri ravvicinati del terzo tipo negli studi Rai con il prototipo originale di E.T. che il maestro Rambaldi inviò a Spielberg l'anno prima. Sono passati 40 anni, che emozione, quante lacrime. Eccolo qua, Renzi, Renzi è lui, Renzi è... Prego. Pier Ferdinando Casini, siete identici, capito così? E niente, e vabbè, qualcuno ha cercato di come dire, rendere questa somiglianza. Telefono casa, questo è tutto. Ok, numero 6. Numero 6, io vado avanti, chiedo se è possibile a qualcuno di portare un tè caldo, una camomilla, una cosa così, grazie. Andiamo avanti, We Can't Wait. Allora, questo è l'account di Luigi De Magistris, che pubblica, condivide con noi questo video. Qua c'è Paul McCartney in persona che annuncia. Hey, it's Paul McCartney here, ciao, ciao. Listen, I'll be coming back to Italy next year for some special shows in Napoli and Lucca. And remember, volare. No, no. Okay, Italy, here I come. Okay. Italy, here I come. Mi sembra perfetto McCartney per propaganda, eh? Ha già l'accento napoletano. Ha già l'accento napoletano, hai visto Lello, infatti? L'accento napoletano. Here I come. Volare. Ciun. Non lo so, è una cosa, è una versione ferroviaria di volare, non lo so. Comunque, andiamo avanti. Non vede l'ora di cantare nella piazza dove si è esibito Tony Colombo, perché poi per grandi artisti alla fine ci si incontra. Ok. Just, a qualcuno continuano a rispondere a The Magistris, anche in inglese, solo una cosa, just one thing. If you will arrive by motorway, please don't take, non prende via Marina. Exit because there are work in progress, cioè sono lavori in corso for years and you do not arrive at the Plebiscito Square even in 2050, manco nel 2050. See you, Paul. Ma pensa alla metro che è bloccata e da stamane va a singhiozzo. La gente comincia a prendersi la col De Magistris, è il momento in cui promuove De Magistris, questo è Ciro Pellegrino. La Repubblica, bentornato Sir Paul. Paul McCartney annuncia due date in Italia nel 2020 e qualcuno dice keep calm and I want a new billet. Come, cioè, no, beh, prendi un biglietto a cui procurati un tagliando utile alla visione. Prego. A Giuseppe Petrolesi ci aspettiamo il duetto con chi? Con Nino D'Angelo. Ma mo che c'entra il duetto di Paul McCartney con Nino D'Angelo? C'entra, la citazione è molto alta e abbiamo il documento da mostrarvi. Questa è Gesù Gris. L'Opera di Parigi. Ah, non l'ho mai sentita. D'angelo d'una mano, Gesù Gris. Questa è Gesù Cristo.
Andiamo avanti. Ho sentito che i Beatles hanno fatto una cover in inglese di Gesù Cristo. Pare che ci sia un documento. E il chitarrista che durante l'assolo sfoggia la maglia con John Lennon, ne vogliamo parlare? Cioè, dove l'ha visto? Nel video, effettivamente, agevoliamo la foto, eccola qua. E il chitarrista è Nino D'Angelo per rafforzare il concetto. Ok, e ecco la vera causa della morte di John Lennon e George Harrison. Ovviamente questi sono maligni, noi invitiamo Nino D'Angelo a venire qui a Propaganda Live, ovviamente, ad eseguire Gesù Cristo. Prego. No, volevo solamente dire una cosa: se quelli di Biella mi volessero come cittadino loro, io l'accetto. Dopo questo l'accetto la cittadinanza. Va bene. Andiamo avanti. E dove siamo? Canzoni sbagliate, prego, sigla. Siete pronti? Ok, molto bene. Vedo dell'entusiasmo solo all'annuncio di questo punto. La cosa imbarazza anche un po'. Io cantavo di Massimo Ranieri Perdere l'amore. Il testo che cantavo era questo: rinnegare il cielo, prendere a sassate tutti i sogni, ancora in volo li farò cadere ad uno, spezzerò le ali del delfino e ti avrò vicino. Ora questo delfino con le ali spezzate. Allora, prego. Non so, datevi i compiti, guardatevi negli occhi e capitevi. Questa la so. Questa la sai, vai Memo. Perdere l'amore, rinnegare il cielo, prendere a sassate tutti i sogni ancora in volo, li farò cadere ad uno, spezzerò le ali del e ti avrò vicino. Perdere la mia figura. Te la ricordi? Lella quella lì? Ok. Va bene, andiamo avanti. Prossimo punto. Quando ero piccolina cantavo sempre: stasera mi butto perché faccia di ciuccio per stare con te. Anche ora da grandina piace cantarla così. C'è questo problema della faccia di ciuccio che... La faccia di ciuccio che ti piace. Ok, a questo punto ci vuole... Stasera mi butto con te. Ok. Ho deciso che mi buccerò. E invece no. Io la cantavo in un altro modo. E come la cantavi? Stasera prosciutto. Va bene. Ok, andiamo avanti. Il mio ragazzo da bambino cantava Super Cani Fradici. Che spiralidoso. C'era questo problema con l'acqua alta a Venezia dei cani fradici che erano comunque super, e poi c'era questa spirale. Ok, adesso. Cani fradici, sì, che spiralidoso. Qualche cani fradici può sembrare un po' noioso. Se non ti cani fradici, che spiralidoso. Super cani fradici, che spiralidoso. Super cani fragili, sì, che spiralidoso. Super cani. Sei incantato come me. Va bene che il test è semplice, però non male. Tre volte. Ma che tre volte? Ma no. Quando? Sì. Che avevate detto? No, cosa avevate inventato su sto? No, ma le corregge le canzoni sbagliate. Corregge le canzoni sbagliate per non aggiustandole però. No, io reggo. È che il finale è tre volte. Mi vai fuori format. Ne abbiamo un'altra ancora? Questa è bella, questa è complicata. Questa la canta lui perché... Perché che? Su un pezzo forte. Da piccola chiamavo Jammin di Bob Marley, la canzone dei pigiami. Pigiami, and I hope you like pigiami anche tu. Vai Lello, vai. Pigiami.
piena classifica, siamo qua con Pigiami, Pigiami, Pigiami. Allora, per la serie Canzoni Sbagliate, una dedica speciale al nostro grande Marco Maccox D'Ambrosio. E un grazie di cuore a Giorgia Mazzuccato per l'idea geniale e l'ispirazione. Buona serata dal vostro Paul Slate. Perché andiamo a vedere questo documento. Attenzione, attenzione, attenzione. Hai capito che roba? Questo Sex Thing, Paul Slate. Questo blocco subito. Andiamo avanti, numero 4. Allora, questo è un punto errori. Nel mondo che vorrei, Memo Remigi e Ornella Vanoni cantano canzoni sbagliate a propaganda. Si può fare, Diego? Per me, anche venerdì prossimo, bisogna convincere Ornella Vanoni, quindi questo è un invito ufficiale a Ornella Vanoni a venire qui. Ma da cosa nasce tutto ciò? Da cosa nasce tutto ciò? Prego, andiamo avanti. Da questo momento qui. Realmente è accaduto in quel di Rai 1. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti si accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. E la 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 la, e la 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 la, non si vede un cazzo, scusate. Dai con questa luce, dai, ricomincio. Scusa, cazzo, lo togliete perché non sta bene, poi non mi chiamano più. Però è assurdo che c'ho una luce qua, dobbiamo ritirare. Ricominciamo, scusate, cazzo, non l'ho detto. Soprattutto questo. Che classe. Andiamo avanti. Brava. Ornella Vanoni non ha detto cazzo su Rai 1, l'ha solo ripetuto 800 volte. Da grande voglio fare Ornella Vanoni che se ne sbatte di tutto e fa, dice quello che gli pare. Brava. Ok, ancora. Oh, e poi c'è lei, abbiamo un nuovo idolo. Chi è questo nuovo idolo? Andiamo a vedere. Siamo nell'edizione delle 19.30 della TGR Puglia. Aspetta, aspetta, no, no, Lello. Non fare come quelli che fanno. Posso morire, no? Okay. Posso morire, se non e niente. Dunque, lei è Teresa Fabbricatore. E qua si raccoglieva, c'era anche questo annuncio per la città di Venezia. Andiamo a vedere cosa è accaduto. Grazie di essere stati con noi. Prossima edizione intorno alle 23.40 circa. Le 23.40 circa. Scusate, 23.40 circa. Buon proseguimento di serata. Un grandissimo applauso a Teresa Fabbricatore. Grande. Andiamo a leggere il tweet successivo. Al buon proseguimento di serata, voleva dire, ma andate a fanculo. Volevi dire, Lello? No. Per me è un mito, cioè è tutto quello che ci vuole della comicità messo in una sola cosa. Sì, sì, per me è mitica, cioè quello che gli succede in due secondi è quanto di meglio può succedere a un comico. Alle 40 circa. Vabbè, buonasera. Ok, andiamo avanti. E siamo in quel di TikTok, questo nuovo social per giovani e giovanissimi, di cui non si è ben capito quale sia il senso, però viene usato da tantissimi. E noi cerchiamo ogni volta di darvi una pillola, una sintesi di alcune cose trovate più o meno casualmente in rete, tipo queste. Ragazzi di oggi no, dai, coloriamo questa città. Buongiorno, miei cari vicini! Vaffanculo! Sì! Sì! Vaffanculo anche a voi! Mannaggia la mignotta! Che mi hai chiamato? Ma che t'ho chiamato? Mi è cascata la schedina dentro al caffè latte! Voglio morire! Mi voglio ammazzare! Voglio morire mangiando! Si fanno queste cose, va bene?
è così. È il social che mancava, diciamo così. No, vabbè. Gianfranco Rotondi. Da oggi sono anch'io su TikTok. Avevamo raccontato delle Salvini, piano piano cominciano ad arrivare i pezzi grossi. Gianfranco Rotondi, diversi politici sono TikTok direttamente senza andarci, cioè già nascono TikTok, made in TikTok. Farà anche lei, dice Mauro Vari a Rotondi, un video in cui piega le ginocchia. È importante, sa, per dimostrare ai giovani che ancora non ha l'artrite. A cosa si riferisce il Vari? A questo video di Salvini, forse il primo che ha fatto, non lo so, il secondo, poco cambia. Questo Salvini ha pensato di comunicare così. Non so cosa non lo so. Ginocchia è tipo chiudiamo i porti così, non lo so, non capisco, però andiamo avanti. Gianfranco Rotondi. La prima esperienza di spesa dal macellaio delegata da mia moglie non è stata un successo. Lui come usa TikTok, Rotondi, e questo è un video che ha messo, il video fatto storto dalla figlia, penso per burlare il padre probabilmente, mentre lui mette la carne nel bagagliaio. No, ma le devi mettere dentro, non mettere così. Dentro, dentro che è papà? Dentro la carne. È tutta quanta imbustata. E mamma fa certe idee, le vengono. Di farmi fare questa operazione carne. Tu senti che odore? No, papà, che schifo. Ecco, niente, è così. Ci teneva a farci sapere sta cosa, che l'avevano mandata a mettere la carne. Non lo so. Andiamo avanti. C'è un altro momento, mi è fedele per amore o per la colazione? Sempre Rotondi, che ci ha preso gusto, ha trovato il suo posto e sono lui, è lui alle prese col cane e mentre gli dà da mangiare, eccolo qua, gli fa vedere la fetta biscottata, dice adesso gliela dà in bocca, gliela porge carinamente, gentilmente. Poi ingoia, ma... Niente, gliela butta per terra e il cane deve andare a prendere i gocci della fetta biscottata. E questo è così, è un Rotondi inedito, un Rotondi un po' più brusco. Ma se proprio vuoi dare visibilità e creatività ai tuoi animali in casa, si fa anche così, diciamo, su TikTok, il livello è un po' più alto. Vediamo questo caso. Marianna, ascoltami. Dimmi, Fernando, devo dirti una cosa. Cosa vuoi dire? Una cosa importante. Cielo benedetto, sono agitato. Non agitarti. Ho la gola secca. Vuoi un po' d'acqua? Gasata o naturale? Gasata mi fa aria. Sicura non sia il cibo? Mangio sempre sano. A volte intollerante. Sai a chi sono intollerante? A donna Francesco. E tant'è. Andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti. Numero due. Numero due, numero due. Perché Francesca non è su Instagram? Anelliamo la sua presenza. Perché non sei su Instagram intanto? Non ho mai familiarizzato. Non hai mai familiarizzato? che cioè, mica che... No, nel senso, non so, non mi è venuto mai da usare. Ok, vogliamo vedere se Francesca è... Non mi è venuta mai la curiosità. Mai la curiosità. Però, cioè, siamo qua noi, che siamo proprio fatti apposta per far venire le curiosità. Abbiamo qualcosa? Eccola qua. Francesca Schianchi Real. The Real Francesca Schianchi. Eccola qua. E questa è la prima foto con, diciamo, il suo mentore, con Marco da Milano. Un post, un follower, una persona seguita. Chi segue Francesca Schianchi? Chi ha seguito? Ma non lo so, non l'ho fatto io. Non l'hai fatto tu, però vabbè, diciamo che c'è una qualche corresponsabilità. A questo punto la bio recita: giornalista, parmigiano, motorino, dico molto bene Macron. È la tua bio. E al momento hai già 214 follower. Questo è 354, questo è un account Instagram che può veramente dare delle grandi soddisfazioni, e soprattutto se poi Francesca comincerà a pubblicare delle foto della sua vita privata, della, no, Francesca al mare, quelle cose là che su Instagram sicuro, si fanno, guarda, i balletti di Francesca, oh, non ci deludere, le storie, tutte queste cose. Continuate a seguire Francesca, 1295 follower, ok, andiamo avanti e poi magari andremo a riverificare. Allora, potreste contare quante volte Pierre è in grado di dire tutto bene senza mai prendere il respiro? Come si fa? Lo ricoveriamo. Ce l'abbiamo Pierre là? Dov'è Pierre? Date un microfono a Pierre. Corri qua Pierre, corri qua, corri, 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 un applauso a Pier Francesco.
Ok. Ok, ci vuole, che ne so, un contatore? Non devi prendere respiro. Ok. Vai. Pronto. Vai. Tutto bene, tutto bene. No, così, aspetta, più veloce. Tutto bene, tutto bene. Tutto bene, 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 tutto bene. Pierfrancesco Cetriniti. Ok, andiamo avanti, sarà capace Zorro di tenere in equilibrio su un dito la sua bacchetta per almeno 5 secondi? Non lo so, l'ho fatto per buona parte della puntata, vediamo, ole, ops, niente, facciamo così, aspetta perché mi emoziono, attenzione. Ok, vai, contare, 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 contare. È uno. Contare, 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 contare. Ok, andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti, fatta, prova superata. Direi che è l'ora di Da Milano al posto di Macox. Macox, da Milano, prego Marco, prego. E allora, che faccio? A questo punto, a questo poi punto, dagli i comandi. Allora, ok, agevola la lavagnetta. Allora, scusate, dimmi. Allora io provo a fare una cosa che lui dice di non saper fare, l'ha scritto sull'Espresso, cioè non sa disegnare zingaretti. Non sa disegnare quindi zingaretti. Quindi ci provo, Marco. Quindi vai proprio col soggetto, proprio... Allora, questa se ti riesce, è... io faccio il direttore dell'Espresso. Ok. Le copertine le fa tutte lui. Allora, questo è... somiglia. Per ora è il celebre attore in un momento più... Oh, raga. Però... Allora, questo è Zingaretti, ripeto, sempre il segretario è Zingaretti contento, questo è Zingaretti dalla bocca larga, Zingaretti, molto somigliante direi, Zingaretti Nicola. Molto bene, un applauso a Marco, ok. E andiamo avanti. Al numero uno abbiamo l'account di Ilaria Cucchi, ora basta, lo devo a Stefano, a mio padre, ma soprattutto a mia madre, questo signore deve smetterla di fare spettacolo sulla nostra pelle e condivide la denuncia, querela, nei confronti di Matteo Salvini. È partita la querela di Ilaria Cucchi. E a questo punto andiamo con la VAR di puntata, vai con la VAR, prego. Ok, molto bene, vediamo alcuni tweet a commento della puntata che volge al termine. Gli obiettivi raggiunti dalla Raggi sono evidenti, in particolare la viabilità è notevolmente migliorata. Ecco qua, questa è una GIF che testimonia una delle nuove attrazioni della città, New 45, poi acqua alta. Michele Vencato, la schianchi col capello lisciato è la cosa più bella degli ultimi 12.000 anni. Hai capito? Hai capito il Vencato, eh? Hai capito? Questo look poca conta. Andiamo avanti. Perché Memore Migi non siede più accanto a Costanze Reuscher come nello scorso anno? Che è successo fra di voi, Memo? C'è stato un avvicendamento. Scusate, c'è un problema, cioè, Memo? Sì, c'è stato un problema, ma non possiamo dirlo. Ok, invece Costanze può rivelarlo, perché la verità tedesca... No, ha ragione. Ha ragione. È venuto perfino mio marito qua in trasmissione. È venuto perfino tuo marito qua in trasmissione. Sì, per cui dovremmo almeno due persone. Ecco, esatto. Vorrei dire che sono qui casualmente seduto. Non vorrei se creare. Hanno messo qua il problema arena. No. Ok. Ma è la sostanza, no? Perché andava detto. Andiamo avanti. Tonino Terabyte. Andiamo avanti. Massimiliano Alberti, serata familiare, guardando propaganda nella speranza di una citazione nella VAR di giornata, Zorro Macox, è riuscito ad indovinare dai piedi chi è sveglio e chi già dorme? Allora,
Quello sveglio, secondo me, è questo sotto, è il piede questo sotto, sì. E quelli sopra gli dormono sopra, così ad occhio. Ad occhio, comunque un applauso a Massimiliano Alberti e alla famiglia. Attenzione, scrive l'Allallero, ripeto attenzione, Marco da Milano con maglioncino domani tutti a fare il cambio di stagione. È vero, è vero, è vero. Pippo Fusi, anche mia figlia sceglie il venerdì sera, tante le foto di creature posizionate davanti al televisore. Ringraziamo. Datemi lo Xanax, scrive da Milano, il maglioncino non è un'esercitazione all'inferno. È arrivato, l'hanno notato in parecchi. L'hanno notato in parecchi. Gabri Pic, la Raggi un giorno a Roma. La Raggi un giorno a Roma. Un applauso a Niccolò Fabbi, che è stato con noi quest'oggi. Il vinofono, Lello Arena potrebbe leggere tranquillamente l'elenco telefonico. Io starei tutta la serata a sentirlo. Fantastico! Fantastico! Grazie, grandissimo Lello Arena! Veramente il carisma della vecchia scuola. Insomma, mica complimenti da niente. La prossima volta così vengo con l'elenco telefonico. Che me ne importa a me. Francesca Tortelli, ex compagna università dal Benelux, riunita a Roma. Stiamo finendo i giga della Giulia per vedervi. Ne valeva la pena, grazie. A Francesca e alle sue amiche. Tonino Terabyte è già il mio idolo. Tonino Terabyte, applauso a lei. A seguire Paolo Ignazio Marong, spiegare cos'è il minollo ad una tedesca è un'impresa improba. Questo è un grandissimo momento di televisione, è stato. Quale ospite femminile di Propaganda Live preferite? Lilli Gruber, Concita De Gregorio o Maccox con la parrucca? Nel dubbio un applauso a Concita De Gregorio che è stata con noi. Il cane abbaia, scrive Aligia pronta, passaporto pronto, ultima puntata di Propaganda Live su 13 pollici dalla Danimarca, domani si rientra in Italia. Ti aspettiamo, ti aspetta questo paese dalla Danimarca, andiamo avanti. Tonino Terabyte, Minollo, aspettavo esattamente Tonino questo. Terabyte. Grazie Propaganda, Costanze, quando andiamo a cena fuori che ti spiego bene la questione del Minollo. Io sono mia. Sì, sì, certo che andiamo a dormire. Ecco qua. E poi dopo appunto gente che si abbiocca, comunque resiste davanti alla trasmissione. Che è successo? Minollo. È esploso? No. Ok, fuori la Lega da Palermo. Qua Palermo non si lega, account desalvinizzato. Qua che succede? C'è un video. E ora? Sardino no, un applauso alle sardine, un applauso a Nicola Gobbi che è stato con noi quest'oggi. Niccolò Fabbi ci fa sempre un certo effetto. Sandro Caneschi ancora, un applauso a Niccolò Capelli, l'hashtag Capelli. Non avete dato la password del wifi a Fabbi? Non so se nel frattempo ha risolto il problema, scrive Valerio. Poi ancora, ecco agosto del calendario pescatori 2019, questo è stato un grande momento. Grande momento quello veneto, veneziano. E aggiornamento del profilo fu, eccolo qua Niccolò Fabbi, che aggiorna, eccolo qua, musicista e paroliere, tradizione e tradimento, è l'ultimo disco uscito a ottobre. Si ringrazia la connessione internet per la gentile partecipazione, quindi missione compiuta. Avete beccato uno di 100 vetrine, io ovviamente non l'ho riconosciuto, ma l'ultima intervista fatta a Pellestina era a Giancarlo, e non so il cognome adesso, non me lo ricordo, che è un attore, quello che ha detto sempre grande Pennacchi, e niente, eccolo qua, 100 vetrine, e ovviamente e Pier Francesco gli ha battezzato il bagno all'attore dei 100 vetrine, sono quelle cose che si possono raccontare. Questo è l'account di Francesca che vola tranquillamente, agevolmente verso i 4.000, i 5.000 follower. Noi ci salutiamo qui, ci diamo appuntamento a venerdì prossimo e ringraziamo tutti quanti coloro che sono stati qui con noi e vi salutiamo con l'ultimo capolavoro del genio Maccox a venerdì, grazie, grazie a tutti. That's life. That's life. That's what all the people say.
You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June. I said that's life. That's life. And as funny as it may seem, some people get their kicks stomping on a dream. But I don't let it get me down. 'Cause this fine old world, it keeps spinning around. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out. And I know one thing, each time I find myself flat on my face, I pick myself up and get back in the race. That's life. That's life. I tell you, I can't deny it. I thought of quitting, baby, but my heart just ain't gonna buy it. And if I didn't think it was worth one single try, I'd jump right on a big bird and then I'd fly. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out. And I know one thing, each time I find myself laying flat on my face, I just pick myself up and get back in the race. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie davvero.